Ok, stop alla musica. E adesso la nostra unica musica che vogliamo sentire sono le vacche di Pandora. Vabbè, qua, ecco, aspettate, e voilà. Perfetto, facci sentire le vacche. Guarda, sempre la solita chimera, il conglomerato di animali. Io non lo capirò mai questo. Però vabbè, non c'è molto da capire, bisogna accettarlo così com'è. Svuotiamo in modo l'inventario, che è sempre importante svuotarlo bene. Avevo la palla per curarla, vabbè, adesso non c'è molto da curare e boh, andiamo a dormire. Ecco, appunto. Allora, ah però, molta gente questa sera. Dai, tanto arriveranno Leo, cioè Bertra, boh, l'ha detto a voi, non l'ha detto a me, ma va bene lo stesso. Sono curioso, voglio andare grande la Pandora SSP, non delude mai. Vorrei andare a vedere come sta, come procede la mia farm fallimentare di polli. Non fallimentare perché sia venuta male, è venuta bene, semplicemente un po' limitata. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, anzi, vediamo un po' le farm in generale come vanno. Completamente a caso! Bambù, ragazzi, si riempiono e si riempiono, questo si riempie. Qua dobbiamo farci un'altra chest, mi sa, E i cactus vanno. Perfetto, andiamo un po' più giù. Le pecore hanno ripreso... Mi sembra che non stia... Aspetta, ma... Che cazzo? Cosa è, madonna, successo? C'è qualcosa di rotto qua, a quanto pare. Cioè, indubbiamente qualcosa di rotto. Beh. Mamma mia, aspettate, fatemi abbassare un attimo. Zitti! I repeater sotto. Ah, manca un repeater. Oh, cazzo. È vero. Porca troia. Rotto. Tutto rotto, tutto rotto. Porca miseria, andiamo a farlo perché non ce l'ho qui con me. No, niente. Andiamo! Aia. Ho rotto la testa. Ok, dai. Amen. Capita anche ai migliori. Prendiamone più di uno che non si sa mai. No. Il kit dell'aggiusta tutto. Bob l'aggiusta tutto. E si va. Allora. Ah! Prito. Ah, mannaggia. Stonasso qua. Due carrelli. No, no, ne basta uno. Semplicemente sarà intasato tutto per colpa di questo. Tuc. Ok. Poi c'era qualcos'altro che non andava qua. Dov'è? Qua. Quella marrone pure si è rotta. Ah, è stato quando ho sistemato la farm, mannaggia. Eh beh, certo. Ok. Abbiamo risolto. Cioè, risolto, ci vorrà un po'. Forse facciamo prima... Appena passa di nuovo. Adesso l'acchiappo. Ah! Non l'ho acchiappato. Acchiappiamolo di nuovo. Ok. Dai, che devi cliccare proprio nel bordo sopra. Lo acchiappo, lo acchiappo. Cazzo. Di nuovo, di nuovo. Ok. Ok, molto bene. Cioè, molto bene. Penso vada molto bene. Mo' vediamo se va molto bene.
Sente che il naso è tappato, lo so. Quanta lana c'è? Se ne è accumulata tantissimo, mi sa. Sì. Suoni piacevoli. Dobbiamo mettere in vendita anche le angure. Guardate qua come vanno. Non ci si lamenta. Zucche vanno, va tutto, va tutto. Andiamo un po' qua sotto. C'è niente da fare. Tutta salute. Ma i polli, io vorrei capire una cosa. Allora, i polli, dovete sapere che aspettate, c'è una nuova notifica. Hanno rimesso il limite. Grazie. Infatti sono 20. Sono 20. Sono 20 polli, 24, 25, non lo so. Hanno riattivato il limite. Infatti ricordo una live, cioè una live, forse era prima della live, mentre stavo preparando la live, mi erano morti tutti i polli. Cioè tutti erano rimasti, ricordate che erano tipo in 200, ecco. Erano rimasti soltanto una ventina di polli. Adesso nel dubbio ci riprovo, ma vediamo se tra un po' spariscono, vuol dire che il limite è stato riattivato, ecco. Vediamo, mi piacerebbe mettere di più, perché 20 sono veramente lenti, cazzo. Però mi piace. Ti seguivo principalmente per LOL, ma anche ora che ti sei preso una pausa resti il migliore e riesci a far divertire qualunque cosa può. Grazie Larry, lei è molto gentile. Grazie mille del resub e bentornato. Grazie anche ad Oliver per i 25 mesi. Oliver, grazie mille e bentornato anche te. Ok. Andiamo un po' alla farm di slime, come va? Beh, questa macina veramente come un trattore. Giusto per fare un po' di spazio. Sono ammutoliti. Ci vediamo a un prossimo video. I Minecart. Roar, tigrotto. Forse è un meglio, ragazzi, non trovate anche voi. Grazie. Hike per il Prime, benvenuto, bello. Oddio. Eh no. A parte che mettere 64 chunk non serve a nulla in un server dove sono cappati. Aia. Grazie Ike, benvenuto. Attenzione la ruspa, eccola. Ecco qua. Perfetto. Allora, a proposito di ruspa, vogliamo andare a vedere come... Altra ruspa, vabbè. Buonasera signor Fievich, è sempre un piacere guardare le sue live. Mia cugina si strofina. Stavo dicendo, grazie il cromosoma del Prime, benvenuto. Grazie Sian Maggi per i 2 mesi, bentornato. Grazie ragazzi, molto gentili. Molto gentili. Niente. E anche oggi 5 ruspe sono state fatte, ci becchiamo domani. Allora, a proposito di ruspe, stavo cercando di dire, andiamo a vedere la ruspa. Perché questa è qui? Andiamo a vedere la ruspa, come sta. Secondo voi c'è ancora la volpe qua dentro, da quando ho costruito l'ascensore che è lì. Che stia pure lì. Che me frega a me. Andiamo a vedere la ruspa. Qua ci sta della cobblestone, tipo qui. Ok. Andiamo a fare un saluto al buon Matteo. Matteo, dove sei? Oh, Matteo! Eccolo. Allora. Dovrei fare una sorta di ponte, effettivamente. Ci potrebbe star bene. Ecco qua, che meraviglia. Matteo! Buongiorno, Matteo!
Come stai? Come va? Tutto bene? Sì, sì. Che oggi lo vedo arrabbiato come sempre, ma va bene lo stesso, ragazzi. Alla fine, voglio dire, sei comunque abituato. Lui è un po' scontroso, è un po' come il nano dei sette nani, quello sempre incazzato. Però lavora, fa il suo. Vero, Matteo, dai, non ti lascio, non ti disturbo. Non te la prendere. Perché non attacca, perché non ha nulla per attaccarmi. Oh no, Matteo. So che non ti piace quando muovo le leve, però, insomma, anch'io sono eccitato dalla ruspa. Oh no, Matteo, Che dici? Te le metto a posto. Ci becchiamo, Matteo, alla prossima. Ciao, Matteo. Ecco. Come fai a togliere l'arma ai pillager? Quelli che con l'accetta non lo so. Penso che con l'accetta è solo una palla. Quelli con la balestra devi fargli sparare finché non si rompe la balestra. Pregando che non abbiano Breaking 3, altrimenti buon divertimento. Ok, Matteo sta bene, sono molto contento di ciò. Andiamo a fare un giro. La porta, la porta si è chiusa, ragazzi. C'è la pedana. No? Vedo un sacco di gente triggerata, non si è chiusa? Oh Jesus, proprio adesso tocca venire a piovere. Letto azzurro Napoli e buonanotte. Poi Matteo non scappa, cioè ormai è devoto al suo lavoro, state tranquilli. Visto. E Matteo non scappa, vedete, tranquillo. Non è uno che vuole scappare lui. All'inizio forse era un po' più scontroso, c'ha più fatica ad adattarsi. Ormai guardate quanto è devoto, vi sembra uno che vuole scappare, ragazzi. Vi sembra uno che vuole scappare. Ormai è devoto alla sua ruspa. Cioè, lui proprio vive per il lavoro ormai. Ah. Posso aprire le porte? No. Bella, Matteo. La Nintendo Switch. Guardate oh, no, quanto è devoto. Scappo. Guardatelo. Bravo, Matteo. Lavora, Matteo. Guardate. Bravo. Grazie Leopos per il Prime, Cosimo X98, grazie il Prime, ragazzi, benvenuti. Gentilissimi, bella, è sempre bello avere i sub nuovi, anche i resub non fa male. Perché sub nuovi vuol dire che c'è ogni tanto qualcuno di nuovo che arriva. Là c'è un Enderman, ormai di Enderpearl ne abbiamo anche troppe. Oh, quanto sono orgoglioso della mia distruzione. La distruzione. A proposito, io avevo bisogno di Franzo. Chissà se oggi loggerà Franzo. Ci spero, onestamente. Perché lui aveva trovato la mesa. E la mesa, ragazzi, ha veramente tanti minerali in confronto agli altri biomi. Soprattutto questo. Quindi, niente. Volevo comprare l'informazione. In maniera legit, ovviamente. Benetton non ha bisogno di mezzucci, loro possono comprare tutto ciò che vogliono. Grazie Fuji per il Prime, benvenuto, e Pinen05, grazie del Prime, ragazzi, benvenuti. Molto gentili. Allora. Permesso, perfetto. Esplorazione, allora, il problema dell'esplorazione è che abbiamo esplorato praticamente ogni dove. Abbiamo esplorato praticamente ogni dove. Posso anche fare l'esplorazione, però... Dovrei magari tirare l'Ender Pearl nel TP. Magari faccio... Volete faccio esplorazione, ragazzi? Andiamo a fare un giretto? Che mi dite? Ma sì, tanto siamo su Pandora SSP finché non logga qualcun altro. Andiamo a fare un giretto e via. Prendiamo questo con noi e un po' di legna. Ok, tanto poi gli alberi ci sono, però... Ok, ok. Esplorazione sì, prepariamo il TP così quando logga Leo ci teletrasporta indietro. Non dobbiamo rifarci tutta la strada. Oh no, ragazzi. Aspetta, però devo svuotare questa perché è vero che è piena di roba l'Ender Chest. Grazie Ammon, il ricco, proprio lui, grazie mille signor Ammon. Lei è molto gentile. È vero che sto finendo l'aeroporto, beh poi lo finiamo. I cartelli non devono stare qua.
Ok. Siamo tutto qua dentro. Ecco qua. Poi ci abbiamo il legno. Però quanto legno? Ah, però. Ah, mi prendo una bella stack di assi. Mettiamo via questi. Mettiamo via la TNT. E via, direi che ci siamo. C'è altro? No. Bene. Andiamo. Quando apre l'end? Non lo so, onestamente. Adesso non è nei piani, ecco. Poi lo faremo. Ah, ho sentito anche finalmente, probabilmente dopo le lezioni. E a proposito di lezioni, visto che tutti vogliono saperlo, io in primis, in realtà, ci stiamo accordando per farle la prossima settimana. Cioè, la prossima nel senso questa, in realtà, tipo venerdì. Sono ancora ipotetiche. Diciamo, da venerdì in poi... Cosa ha colpito? Me stesso? Mannaccia. Mannaccio Bucchi! Niente. Non era lunedì? A quanto pare no. La gente ha preferito venerdì. Visto comunque è un'attività di gruppo... Penso che... Non lo so, così è quello che ho ipotizzato, ragazzi. La comunicazione è quello che è, purtroppo. Dai che è precisa questa. Nice! Allora. Io sono già andato in là. Che è... Allora, cos'è? Est questo? No. Sono già andato a nord-est. Sono già andato ad est. Sono già andato a sud... Sono andati sud-est e sono andato anche ad ovest. Quindi, e anche a southwest. Quindi l'unica direzione che non ho mai preso è quella là. Nord-ovest, praticamente. Ho già esplorato tutto, ragazzi, sì. E non c'è un cazzo, almeno nell'arco dei primi 5000 blocchi barra di più. Quindi niente. Nether, allora, il problema del Nether, cioè alla fine noi dobbiamo esplorare, diciamo che dopo l'esplorazione di questa coordinata, penso che l'unico modo sia andare in giro con il Nether, perché, ma sai quel Nether, adesso te lo spiego, grazie Andrea, grazie mille per i due mesi. Bentornato Andrea, bentornato. E quell'Ender per l'ho messa lì e sarebbe il teletrasporto. Cosa vuol dire? L'ho tirata. È tornata a galla senza toccare la parete. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è ancora caduta secondo il gioco. Di conseguenza, nel momento in cui quella Ender, che attualmente è ferma e immobile, che galleggia sull'acqua, toccherà un blocco, io verrò teletrasportato. E come farà a toccare un blocco? Basta che qualcun altro, infatti proprio dico, aspetto che arrivi Leo, basta che qualcun altro, Leo, loghi sul server, mi chiuda la botola e io verrò teletrasportato. Così funziona. Andrete nel void? Per adesso no, sicuramente non nel breve periodo. Grazie Samoa per il Prime, benvenuto caro. Ok, quindi l'unica direzione che non ho mai preso è questa. Preghiamo, preghiamo. Come senti oggi? Meglio di ieri. Ah, c'è... la stronzata. Molto piacevole andare in giro così, vero ragazzi? Questo è interessante. Questo è assai interessante. No, niente. Vabbè, amen. Il mio ce l'ho. Peccato. Wii. Qua sto cercando qualsiasi cosa, onestamente. Ah, là c'è il tempio. Mi sa che quello dove sono andati Leo e Bertha, se non sbaglio.
Bob sub di tier 3, Bob, grazie mille, carissimo. Troppo, troppo gentile. Chi è online? Tutta questa gente qua. Sì, è quello dove sono andati le Bertra. Grazie random player per i 6 mesi, bentornato caro, bentornato. Allora, qua stiamo andando a Southwest, no era Nord. È di là che devo andare. Sì, Nord Ovest. Ma qua che oceano è questo? Comunque ragazzi, sto giocando con tutte queste persone qua. Guardate, ho premuto tab. Madonna, lo dovrò curare sto tridente qua. Cosa c'ho? No, dai, sarò più veloce di una barca, indubbiamente. Non lo so se sono più veloce. Se spammo così, sì, penso essere più veloce di una barca. Molto piacevole, devo dire. Molto piacevole. Vi piace il suono, ragazzi? Trovate che sia rilassante? È di vostro gradimento? Sì, no, madonna. Beh, vabbè. ASMR. Beh, effettivamente. Wii. Spam di Wii in chat, ragazzi. Wii. Wii. Montagne. Beh, è quello che volevamo, dico bene, ragazze. Montagne. Wii. Quale onore. Beh. Come dice sempre mia nonna, non si butta via niente. Dico bene, ragazzi. Che prelibatezza. Dei funghi. Ottimo. Ah! Perfetto, giusto per rompermi il piede. Ho preso quell'angolino. Ah, però. Beh. Non mi sembra in ottimo stato, ragazzi. Cazzo, comunque l'avevamo veramente vicina rispetto allo spawn, cioè... 1000 blocchi, 1500... Non è tanto. 2000 blocchi, praticamente. 2-3000 blocchi. Sì. Sì, è la magione che è stata trovata al day one, infatti è stata disintegrata, ragazzi. Come potete ben vedere. La trovo un sacco di gente, mi pare, partendo da 9 jumpy. Ecco qua, guardate che meraviglia. Le è andato fuoco. Ebbene, bruciala, beh. Sembra già in un pessimo stato. Spicy. Molto bella. Questa magione. Sì, vai a lootare le ceste. Sicuramente chissà quanto è trovato. Un letto! Ok. Beh, dai. C'è da dire che comunque qualcosa ha da offrirci questa coordinata. E che cazzo! Beh, oddio, non tanto in realtà. Forse parla... No, un'altra taiga! Il mondo circondato da taiga, ragazzi. Forse se vado
In qua. Ui, 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 ui. E dai, frat, fammi trovare qualcosa di decente. Una... Vabbè, la tua Dead Red già ne avevamo una. Forse questa è un po' più vicina, no? Mi sa che sono un po'... Sono alla stessa distanza, però opposte. Ce n'era anche una verso sud, mi ricordo. Oddio. Montagne. Non la so fare la farm con la torre, onestamente non è nei miei interessi. Ui. Ma quanta bella gente. C'è quello col Bad Omen, però non voglio prenderlo, anche perché io non lo sapevo, ma ho scoperto che non si trigger Bad Omen solo nei villaggi, ma anche in altri posti dove ci sono diversi villager, tipo Dissing. No, aspetta, di cosa stiamo parlando? La chat di Minecraft. Victoria a reactare i bambini. Ok, Parins, però sono molto felice che lui abbia preso esempio da me. Il suo canale, da che voleva fare chissà quali contenuti, è diventato il canale reaction di Marci. Quindi sono felice che abbia seguito le mie orme. Da canale da grande contenuti a canale di reaction dei contenuti di altri. Mi ricorda me. Il che non è un male, perché effettivamente ho avuto successo, quindi scusa. Sono da solo, hai visto, no? È venuto a salutarmi Parins, poi è andato via e poi adesso è arrivato Gianco. Oh, che bello, un villaggino. Coniglio di merda! Ah! Fanculo, sta bistecca qua. Anzi, no, dai. Me la magno appena non voglio. Il bambino, il bambino! Ah! Basta, non ho più voglia. Perché ha gli occhi rossi? Perché sono fatti. Sono tutti fatti questi conigli. Però mi piace la figatura. Ciao, Fieri. Hello? What? Una torcia di redstone, addirittura. Che cazzo? Oh, ma che è successo? Ma che casa è questa? Da dove si entra? Beh, frat, mi tieni. Don Giovanni, grazie il Prime, benvenuto a Felix Army, bro. Benvenuto, benvenuto. Vai sotto, non c'è un cazzo, ragazzi. Sono non è l'igloo, sono le casette dei villaggi. Un'altra torre del raid. Un'altra torre del raid. Cioè, Leo, lo so, lo so. Ah, io sono su Discord, non vuol venire. Erano due igloo, vabbè, sti cazzi, ragazzi. Tanto devo andare sotto a prendere... Piresta è esultato prima. Victor è tra i bambini. Quando vai a teletrasportarti, dimmelo pure. Ti insulto. E bella Leo. E sto facendo un viaggio per cercare qualcosa. La verità? Te stesso interiore? No, in realtà cercavo un bioma decente, però... Ah, ok. Vedo che a parte della neve non c'è assolutamente niente. Io ho trovato un bel desertino che non è troppo lontano, vicino alla cosa di Acacia. Mi sono segnato le coordinate che nel Nether ho fatto il portale. Ok. E oggi ho fatto i capitelli molto simili. Ah, sì.
Beh, bravo. È stato molto bello in chat. Siete stati molto felici. Stiamo quasi finendo la stazione. Mancano, vabbè, gli interni mancano. E... Attualmente sono a meno 3000, meno 2004. E sono sommerso dalla neve. Taiga, innevata. Neve, un sacco di neve. Troveremo mai la mesa? Benvenuto. Sapevo che Franzo l'aveva trovata, infatti spero che loggasse per chiedergli la coordinata, perché hai presente, cioè il nostro cantiere è fatto in un bioma, cioè allora, se facessimo lo stesso cantiere che abbiamo fatto qua nel bioma della mesa, troveremmo il quintuplo dei minerali, perché la mesa è strapiena di minerali, come ferro e oro soprattutto. Ah, non sapevo questa roba qua. Sì, sì, no, la mesa sì. Quindi fare il cantiere che abbiamo fatto nella mesa piuttosto che in un altro bioma renderebbe molto di più. Cioè letteralmente ogni due TNT sarebbe da scavare qualche minerale, quindi sarebbe piaciuto farlo lì. Grazie anche a Piragatto per i 3 mesi, bentornato, bello. Da Franzo quanto vuole per l'informazione. Sì, vabbè, ma per fortuna l'abbiamo in amicizia lui, non è uno strozzino. Questo è il bello delle amicizie dei Benetton. Amici con benefici? Esatto. Cioè che stasera... Ah, tra parentesi, all'interno della ferrovia, secondo te cosa possiamo fare? Perché va bene, abbiamo l'Emporio, poi volevo fare... Penso ad una ferrovia, cioè ad una stazione normale e... volevo fare appunto una locomotiva all'interno tipo antica, però per il resto... Non saprei bene cosa metterci altro. Ma non è che dobbiamo riempirla. Boh, era per capire. Ma secondo me non dobbiamo mettere troppa roba. Cioè, dovremmo fare tipo le bancarelle dove che la gente può affittare e vendere le proprie cose, non so. Ma quello pensavo sopra, tipo. So, cioè, alla fine nelle stazioni normali è letteralmente tutta roba in vendita, quindi. Vabbè. Mamma mia, non c'è veramente un cazzo in sto sito, comunque, veramente schifo. Hai detto qualcosa? No, ero io tra me e me che ripetevo che devo costruire il Parlamento. Ah. Sei già in live? No, vado... Perché fra un po' stacco che arriva Clara dal turno di pomeriggio. Arriva tipo tra un 20 minuti, quindi ceno veloce con lei e poi attacco la live. Fieric poveri 1, Fieric poveri 2. Una Nintendo Switch per mangiare. Con lo scaffo. Va tutto in base agli orari di Clara di lavoro, quindi è un po' un Leo casino. Sottomesso. Non c'è niente. Birch Forest. È caduto tutto. Di male in peggio. Di male in peggio. Guarda se becchi qualche ape tirala su. Ape? Gli alveari, le api. Io ne ho portate un po' a casa l'altro giorno. Più ne abbiamo, meglio è. Vabbè, quello sì. Si può fare. Oh, ecco un alveare. Aspetta che prendo dei fiori. Giusto per avere una farm di miele, giusto... Buona. Non so cosa possa servire, però... Ok, vediamo un po' se riesco a farli entrare nell'alveare. Tanto il piccone con Siltouch ce l'ho. Appena entrano, rompo l'alveare. Rompi le api. E dai, Bobby. Entrate. Tutte dentro. Tutte dentro. Uno, due, tre. Easy.
Fatto. Alveare con 3 api. Let's go. Anche l'achievement. Grazie, nice. Triaz, per il Prime. Benvenuto, bello. Eh sì, perché ho fatto riprodurre e ho messo tutte e 3. Easy. Si possono far riprodurre le api? Certo, con i fiori. Ma non lo sapevo. Ah. Però finalmente possiamo far riprodurre quelle che abbiamo a casa, che ne abbiamo un sacco. E cioè, sai perché non lo sapevi, Leo? Perché non hai fatto una serie in cui hai fatto tutti gli achievements del gioco. C'è l'achievement... Ah beh, devi fare riprodurre ogni singolo animale, vero? Esatto. Vero, vero. Sapessi che si riproducono anche i facocere del Nether, mentre ti attaccano. Cosa devi dargli? Il fungo rosso. Mentre ti attaccano, tu ti sforzi a pigiare il tasto destro finché non fanno i cuori, fanno il figlio e poi tutti e due, tutti e tre insieme tutti al tre. Figlio ti attaccano. Esatto. Bello, bello, tu che gli fai figliare tutto quanto, gli dai un futuro e loro ti questo ringraziamento. Esatto, esattamente così funziona. Ma c'è anche Zanko. Eh sì. Comunque, prima che ho visto inizio live, che hanno detto, ha detto Bertra che c'è stasera Bertra non c'è, ha finito la live in Tesla, è morto. Infatti, mi pareva strano, io ho dato per scontato. Ha proprio detto, no, stasera niente. Conoscendo Bertra, più che stasera, sta settimana. Può essere anche, sì. Si è fatto 48 ore in Tesla, tutte filate, in sì, live. Sì, infatti, cioè, io non oso immaginare la schiena. A me fa male stando qua al PC, curiamoci in macchina. Che poi sei in macchina a guidare, neanche a star fermo, cioè devi essere sempre concentrato al massimo. Ma infatti che noia. Mi spiace non sia venuto qua, a parte che, vabbè, per come stavo, non so se avremmo preso l'aperitivo insieme. Prendevi un Oki, una tisana. Sì, ho capito, però cioè, tu immagini andare al bar e tossire tutto il tempo, quanto sono felici gli altri. Sì, beh, quello sì. Poi siamo in un bel periodo, non penso che nessuno ti guarderebbe male perché tossisci in pubblico. Ah no, assolutamente. Niente, un'altra montagna, ma non c'è nulla di decente, è una roba incredibile. Grazie Said Nope per il Prime, benvenuto, bello. Grazie mille. Fai un applauso se ti piacciono i trans. Grazie Manuel X per i 2 mesi, bentornato. A proposito di trans, ieri ci siamo guardati un po' tutta la... come si dice, tutti i termini LGBT e abbiamo imparato un sacco di cose. Oh, che bravi, hai fatto informazione. Esatto. Non credo fosse possibile nel mio canale, ma invece è stato possibile. Ma chi è che lascia l'Ender per qua nel nostro teletrasporto? Io, Leo. Stavo per chiudertela. Sì, immagino. Abbiamo scoperto che gli antichi greci, per dire gay, dicevano zia. Zia? Sì. L'abbiamo letto nel vocabolario della storia della parola, dei sinonimi e così. Infatti è stato molto particolare. Poi c'è un'altra info molto carina, che c'era nella Bibbia, quando cioè, in tantissimi scritti che ci sono nominati gay, che stuprano, fanno cattiverie, cose del genere, nei primi scritti non era scritto gay, era scritto i pervertiti e i pedofili. Poi però con le varie traduzioni è diventato gay e omosessuali. Ecco. Traduzioni doc. Sì. Grazie Thor per il Prime, benvenuto, bello. E invece la situazione laboratorio, come andiamo avanti? Situazione laboratorio non so se potrà andare avanti, o almeno non come l'avevo inteso io, perché... non penso si possa aumentare il limite del, come si dice, dei 30, sì, dei 30 blocchi, dove dopo 30 blocchi non si può più vedere l'immagine. La mia idea era quella di fare a mo' distanza lo spirito del tempo, ma se deve essere 30 blocchi, cioè letteralmente chance star, sbatti ogni volta che vai da qualche parte. Sì, cioè la mia idea era una figata. Tu avevi questo spazio gigantesco
e letteralmente dovevi proprio nel bianco più assoluto prendevi una macchina volante, andavi in quest'isoletta piazzata in mezzo al void praticamente, era fighissimo. Ma in 30x30 non si può fare in nessun modo, però. Fai una cosa in miniatura, sennò. Sto trovando un sacco di villaggi, però non servono un cazzo. Cioè non capisco perché sia così difficile trovare dei biomi decenti in questo seed. C'è proprio uscito uno brutto. Vabbè, i villaggi della taiga sono sempre fighi, però, devo dire. Molto belli. Ho fatto un sacco di pareti con cornici e cancelletti. Non ho capito in che senso cancelletti. Niente. Foresta. Andiamo avanti. Altre foreste. Ah. Che fatica, sei ancora vivo, Leo? Sì, sì, ero qua, adesso sto girando un po' tra la base, aspettando un po' sto roba. Niente, non c'è nulla di interessante comunque, sono a meno 5.000, 5, meno 5.000 e non c'è niente. Che bei momenti, stavo guardando i commenti anche del video di stasera, che Eumi fa: complimenti Leo, come editi i video te non li edita nessuno, veramente complimenti, il video di oggi non l'ho editato io. Lo so Leo, ma loro volevano farti un piacere dicendoti questa cosa. Grazie Gio. A me, cazzo, l'ultimo video è andato di merda, dopo che ho avuto il ban per la settimana, guarda caso. Cioè, è una roba assurda. Ho avuto lo strike, sono stato bannato per una settimana col primo canale su YouTube e non ho monetizzato per una settimana, non ho potuto caricare nulla, ho perso dei soldi e adesso che sono tornato ho anche una sorta di penalità, perché voi dovete sapere ragazzi, quando avete qualche tipo di restrizione su YouTube e siete anche in un certo senso oscurati, infatti il video di oggi in confronto agli altri è dato una merda. Fa tipo la metà delle views del solito ed è un video come sempre, quindi anche dire vabbè, ma hai fatto un altro format che YouTube piace. Ti vede che hai fatto il cattivo e dice aspetta, prima questo qua sì. Fa il cattivo di nuovo, gli di mezzo le visual, è tipo essere è come esatto. È come essere shadow bannati, ragazzi. È come essere shadow bannati, il tipo ti oscurano e fanno arrivare il tuo contenuto a una persona, è una cosa odiosa. Domanda. Possiamo fare una farm di mucche nel buco di Bertra? Perché l'isola delle mucche la riutilizzerei volentieri facendo un secondo magazzino. Sì, si può fare. Però... sì, sarebbe comunque una farm semi-automatica, però... volendo, perché no? Farla tipo quella dei polli, o no? Però quella dei polli è automatica, perché fanno le uova, le mucche non fanno le uova. Ma loro fanno il cioè, tu fai... Sarebbe... sto pensando... no, con i count... cioè, con i tick non va. Potresti fare un segnale, fare la farm lì nel chunk, con come si chiama quelli che prevedere il sole, quelle robe là? Sì, ho capito, il light sensor. Quando inizia il giorno, che c'è tipo una determinata luce, manda l'impulso che butta fuori il grano e fa riprodurre, i piccoli vanno a farsi... Ma Leo, non funziona così. Cioè, non è che i dispenser non fa riprodurre le mucche, cioè gli animali li puoi far riprodurre soltanto a mano. Non vale fino... fuck. No. Comunque sono tutte di nuovo buggate in un singolo blocco. Lo so, ma non so come mai questo server sia così buggato. Vabbè. Cioè, comunque è tristissimo, non c'è niente. Crea un wither, sono disabilitati. Penso però di farli riabilitare adesso, secondo me. Cioè, adesso che la situazione è sotto controllo, non c'è nessuno che vuole spawnare wither in casa nostra. Però
al di là di casa nostra, ma tu ti immagini che successo uno per sbaglio decide di spawnare un Wither anche in mezzo alla città? Metti alla regola. Intanto se accade distrugge tutto. Però sì. Facciamo un portale lungo eterno lontano dalla città e facciamo anche se vuoi spawnare il Wither te lo spawni laggiù. Mamma mia, comunque cioè, fa venire una tristezza esplorare in questo seed che è disarmante. Il mare è veramente bello da esplorare in questo seed. Il resto no, il resto non c'è un cazzo. Ma io l'ho esplorato il mare, sono passato anche, penso, da... come si chiama? Il tempio sottomarino dove eravate tu e Bertrand, ma non ci sono entrato, l'ho intravisto. Era comunque, quello tutto smontato? Non lo so, era coordinate negative, ci sono passato vicino, ma non lo so, quello che abbiamo fatto con Bertrand abbiamo smontato metà, quindi tipo da sopra vedi un buco eterno, cioè enorme nel tempio. Non ci ho fatto caso. Ho trovato, penso, il sesto villaggio. Inutile, ovviamente. Adesso c'è una foresta del cazzo. E niente. E questo è quanto. Un altro portale rotto. Andiamo. Insomma, ragazzi, possiamo fare just chatting con il gameplay in sottofondo. Che stai cercando qualcosa. Wow, un altro villaggio anche lì. No, cos'è? La torre del raid. La terza che ho trovato. Nell'arco io di 6.000 blocchi. Io ne ho trovata una, tipo nei primi 2-3 episodi, e poi basta, non ho più trovate. Ma quanto hai esplorato? Ma abbastanza, cioè ogni 2-3 live vado in esplorazione, tipo lontano. Sono arrivato anche a 10.000, l'altro giorno con... E che biomi particolari hai trovato? Poco nulla, a parte, vabbè, acacia, deserto, mesa mai trovata. Per il resto ho trovato tutti gli altri, penso. Vabbè. Facciamoci una passeggiata bellissima, Andrea, esatto, mi sembra un'ottima idea. Facciamoci una passeggiata, chiacchieriamo. La mia acqua è sparita, va bene. La riprendiamo. Oh, i delfini. Andiamo, delfini, velocissimi. Beh, andato su Games Direct ancora? Quante volte sono andati in totale, ragazzi? Aspetti, ormai fai di cambiare il nome in Fierix. Sì, Fierix React. Oh sì. Ce la posso fare a prendere un secondo tridente io? Ho trovato un bel posto dove spawnano un sacco di droned. Però non c'è assolutamente niente, mi sembra di vedere. Oh, un Nautilus! Oh yes. Piglia. Sì, questo lo piglio. Qui ci facciamo il conduit pure noi. Alla fine Bertrand era più andato avanti col secondo chunk. Da che lo finisco io ci faccio il mega acquario. Ma tanto non c'è mai un cazzo qua. Cioè le ceste di queste rovine marine fanno veramente schifo. Ah no, sì che l'ha finito. Ah, allora si può già lavorare. Ho trovato la mesa! Piangete! Dai. Piangete! Ce l'abbiamo fatta! Oh sì! Piangete, ragazzi! Domanda, erano le alghe che creavano i blocchi di acqua, giusto? Cioè si mette l'acqua sopra e le sì. alghe sotto, poi si... Ok. Le sorgenti, sì. Ce l'ho fatta, Leo. Sei pronto a trasferire il bellissimo cantiere Benetton qui? La sto esplorando un attimo per vedere un po' com'è. Ma domanda? Sì. Ti sposti anche Matteo Salvini lì? Oddio. Sarebbe un po' complicato. Forse possiamo prendere un altro.
facciamo un altro Matteo. Tanto ho trovato 56 torri del ride, quindi... Ok, ok. Anche relativamente vicine. Olle, guardate che meraviglia, ragazzi. Chissà come sono messo... Minchia, mi mancano tre biomi, penso... per fare and? L'achievement. And... L'end non è un bioma. Sono dell'oro vale. Di bioma. Ah, ok. Aia. Modified Wood Badlands Plateau. Ancora 39, vabbè. Non che lo voglia fare, mi accontento già di quello che ho già fatto. Pure la foresta di bambù c'è qua di fianco. Veramente? Nice! Segnate le coordinate che sono oro. Sì, sì. Le venderemo a caro prezzo. Ma sì, ma tantissimo. Ok. Figli i panda, cosa ancora, Enza Zanko? Vabbè, l'avevamo già trovati i panda io. Io quando l'avevate trovati? Con i pappagallini. Esatto. Grazie Super Gelux per il Prime, benvenuto. Ora tu puoi piangere come un ricco. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho la emote per piangere come un ricco, ragazzi. Abbonatevi per utilizzarla, bellissima. Mamma, quanto è grande sta mesa. Quanto è grande questo tutto, possiamo dire. Se no va seduto sulla stazione. E che fa Nova? Da fastidio. Guarda fuori. Fa il barbone. Dorme. Dorme in stazione Nova. Nova ha deciso che la sua lore sarà un barbone. Per adesso è quello perennemente bullizzato, quindi insomma. Ma che giungla che c'è qua. Perfect. Grazie Simone Pagano per il sub, benvenuto, bellissimo. Puoi anche tu piangere come un vero ricco. E poi qui ragazzi c'è la PlayStation webcam. Merda, è caduto tutto. Bello, beh, è gigantesca questa mesa, veramente gigante. Beh, sai, per un'esplorazione così sarebbe stata il top cosa portarti dietro un set per farti il teletrasporto delle... Ah no, però non c'è nessuno che te la chiude, niente. Non ho capito. Che sarebbe carino magari farsi con un tick che tipo dopo un 40, cioè tipo un, fai conto un minuto, chiude da solo la botola, tu ti crei lì il set di teletrasporto col tick e lanci l'Ender Pearl, io ti teletrasporto qua a casa, ma tanto non sarebbe quanto... non sarebbe attivo il chunk, quindi non cambierebbe nulla. Non lo attiva? Ah ok. No, serve, allora, adesso non so come si fanno quelli, i chunk holder, quelli che ti tengono attivo il chunk, non so se si fanno ancora o cosa. Però sarebbe in qualche modo che il chunk fosse attivo, ecco. Capito. Ho trovato un gigantesco mega portale qua. Olè. Si è raffreddato, non è stato male in questi giorni, adesso sto meglio. Ah, ma quanto è grande questo. Però Leo, mi piacerebbe, al di là del teleport... Vabbè, al di là del teleport dovrei fare il portale del Nether in modo tale da salvarmi le coordinate del Nether e poi mi tippi a casa. Perché almeno così abbiamo il portale che porta direttamente alla mesa. Non è male. Io ho salvato le coordinate di quello sulla caccia e deserto. Quindi se ci serve anche quello. Ma guarda che mi sa che avevo trovato anch'io. Era tipo positivo... No, cos'era? Positivo o negativo? Non mi ricordo. No, la mia impera è forse negativo o positivo. Con meno 1500, 2000, una roba del genere. E niente. No, ragazzi, non ho avuto il COVID.
Il gioco mi scamma i secchi d'acqua, io non capisco. Ma è gigantesca sta mese, io non riesco a trovare la fine. Sono tutti minerali in più. Sì, sì, no, sono felicissimo. Vabbè. La sabbia è la sabbia, ragazzi, amen. Poi la TNT si può fare anche con quella arancione, quindi... Non la riprende... vabbè, ragazzi, non so che dirvi. Cioè, amen. È buggata l'acqua su sto gioco. Arrivo un attimo. Scusa, torno subito. Allora... Sto esplorando un po', mi piace perché sembra... Sembra pressoché infinito questo bioma qua. Sembra pressoché infinito, ragazzi, guardate. Porca puttana. Non finisce più. Che è speciale questo bioma? È che in generale è abbastanza difficile da trovare e poi all'interno è pieno di cave e di minerali, tantissimo oro. E minerali in generale, quindi è molto bello se vuoi farmare un po' di minerali. La mia idea sarebbe quella di fare il cantiere Benetton qua con tutte le TNT e far esplodere tutto. Sarebbe molto figo, onestamente. Molto figo fare il cantiere qui. Ok, abbiamo finito. E poi in generale c'ha tutti questi materiali qua che... questa terracotta che in generale se vuoi fare delle costruzioni c'ha dei bei colori e facilmente farmabile qua. Mamma mia, è infinita veramente. È infinita. Boh, torniamo verso il portale così... Prima ci vuole un secolo. È per questo che infatti faccio il portale del Nether. Fieric, è appena arrivata Clara. Quindi io vado a mangiare e torno tra tipo una mezz'oretta. Proprio quando mi servi al TP. Ti teletrasporto adesso. Cosa faccio? Allora, dammi un minuto. Vabbè, mentre sono... Ascolta, fai così. Intanto stacco. Mi scrivi su Telegram quando ci sei. Rientro sulla botola e ristacco. Tanto okay, per chiudere una bottola, cioè, gli dico, vado attimo al PC. Se riesco chiedo a Nova, altrimenti... Ah, no, uguale, tanto. Sono qua davanti alla bottola, nessun problema. Ah, ok, scrivi va su bene. Telegram quando ti serve. Ok. Ora, a tra poco. A dopo. Ciao, ciao. Sì, che ho preso il cordiale. Ragazzi, non è l'ultima volta che vedrò la mesa. Sto semplicemente, appunto... cercando il luogo migliore per fare il portale. Non è che dovete dirmi le cose che devo prendere. Prendo il cazzo che mi pare. Ma non è... cioè non è che scappano. Qua ci voglio tornare, anzi. Quindi prendi questo, prendi quello. Le cose che prendo qua è il luogo migliore per farci il portale. Per poterci tornare. Fine. Se vai del Nether non si cancella il bioma. Ma come si cancella il bioma? Che vuol dire? Mamma mia. Cosa mi tocca sentire? Stava incazzando come una maiala. Ah, il TP? Oddio, non credo onestamente. Se ci entro e ci esco non lo so, però cioè, è comunque importante fare il portale qua. Però non so se voglio farlo precisamente qua. È buona come zona secondo voi? Non mi sa tanto di zona da cantiere questa. Come zona da cantiere sarebbe una zona con una grossa vallata, tipo, abbastanza bassa, dove poter far esplodere tutto. Qua ci sono dei fiumi, ragazzi, non va bene.
Tipo qua mi sembra già molto meglio. Cioè guardate qua, qua sapete quanta cazzo di roba potete fare esplorare. Qua questa è una gran bella vallata. Poca acqua. Qui, proprio qua. Poca acqua e tanta possibilità di far esplodere tutto. Secondo me è tanta roba qui. Oppure addirittura da quest'altro lato forse è meglio. Così guadagniamo anche un paio di blocchi, tanto per. Grazie Cube, benvenuti ragazzi, grazie mille dell'host. Tipo di qua. Fa il cantiere, sì sì. Cioè. Ci abbiamo, vedete, il bello di questo bioma è che ci sono tantissime miniere di ogni tipo e un sacco di materiali, quindi è buono per farmare. E poi vabbè, c'ha il suo fascino effettivamente. Ha il suo fascino su via, questo va riconosciuto. Cosa serve il cantiere? Il cantiere serve a far esplodere pressoché tutto. E di conseguenza farmare i minerali in questo modo. Ecco, tipo qua come... Guarda, anche lì... No, oddio, lì c'è un po' tanta sabbia. Qua. Qua, ragazzi, è proprio bello. Sì, c'è dell'acqua. Ah, questa è l'acqua che ho messo prima. Prendiamola. C'è dell'acqua, ma secondo me è fantastico come location. Voto 10. Grazie Ema per gli 8 mesi, bentornato. Grazie Zenik per i 2 mesi, bentornato. Grazie ragazzi di Resub, molto gentili. Non ho l'accendino, vero? Nope. Ho qualcosa per dar fuoco? No, nemmeno quello. La lava lì. Prendiamola. Ah! Ah! Andiamo. Senti, non funziona il TP. Beh, dei due preferisco, perché comunque allora qua devo tornarci. Cioè, che senso ha tornare a casa con il TP e poi rifare tutta la strada per poi fare il portale del Nether e tornare indietro? Allora, a sto punto faccio il portale del Nether e basta. Cioè, alla fine ci voglio tornare qua. Non è che tutte le volte possiamo farci quanti sono 7000 blocchi, se non di più, di distanza. Prendiamoci seriamente. Inizia a fare del casino qui. Boh, aspettiamo. / summon, e so Babbo Natale. Faremo un cantiere bellissimo qua. Un cantiere bellissimo faremo. Metti una data difficile. Ragazzi, sono in un server. So che non sembra, ma sono in un server, fidate. Forse è l'altro portale, cazzo. Ma dov'è? Laggiù. Ma non so se faccio prima. Non mi ricordo se c'era... C'era la Flint, mi sa, in quel portale. Là io non l'ho presa, purtroppo. Ecco, ovviamente non c'ho un cazzo. E beh, ovvio. Non c'ho mica pensato. C'era il carbone? Boh, vabbè. Bella Barracuda, come stai? Bello. Punto esclamativo vantaggi.
non sembra interessato a prendere fuoco il portale. Punto scattivo vantaggio. L'achievement del totem. Non sto facendo l'achievement, ragazzi. Ho già finita la serie da un pezzo. No, andiamo a prendere. Andiamo a prendere. Tanto ho già capito che ci vorrà del tempo. Purtroppo non c'è ghiaia qua. Non sono solo le serie, sono Gianco e Nova. I più presenti, insomma. Qui. Allora, vediamo che non mi ricordo cosa c'era qua. Sono tornato troppo tardi e sei morto? E ho sentito un... No. Non sono morto. Hai sentito un grudo di dolore? Ti sarei sbagliato. Ok, ok. Non so di cosa tu stia parlando. Comunque ci sono ancora per una mezz'oretta, poi ristacco per il cibo allora, perché... ci hanno annullato l'ordine, tipo l'hanno ritardato. Scusa, ma dove vivi che ti annullano gli ordini continui? Ma a me non esiste che io ordino qualcosa e non me lo portano, ma cioè... Ma dove sei nel terzo mondo? Lo portiamo alle 21.30, 35. Tu distogli un attimo lo sguardo, 55. Noi ragazzi tutte le volte che lo prende a mangiare gli annullano gli ordini e vive a Milano. Sì, cioè... sì, sì, lo so, proprio si vede che è la zona che dice no. Terzo mondo, Leo, non so che dire. Io sono di Bologna, ragazzi. Qua non mi annullano gli ordini. Vivo in un posto dove gli ordini vengono rispettati. Da poco devo trovare ancora i ristoranti affidabili, quelli proprio... Gucci. Comunque, ascolta, Leo, da quel che mi hanno detto, poi non so se è la verità... Entrando nel net si disattiva il TP. Salve e anche alla Fiericarmi, ciao, no? Emoticon sorridente. Adesso vediamo. Emoticon sorridente. Cioè, senti tipo nel Nether non ti teletrasporta, ma se emoticon tu torni nel mondo normale e l'attivo, sì. Oh, quello sì, vediamo, vediamo. Adesso entro. Grazie del Crypto per i 42 mesi, bentornato. Jabban Sky, grazie del Prime e benvenuto. Grazie mille, signori. Non si vede niente qua. Sono spalato sopra una fortezza, però. Veramente, orco, quello lì è il top portale farm, ci facciamo qui la farm di Blaze, lì la farm, il cantiere. Vero. Però non mi sta caricando i chunk, non so per quale motivo. Vabbè, non importa. Prendo coordinate, le coordinate. Sì. Ok, attivo? Vai, provo a attivare. Ok, 3, 2 e 1. Oh yes! Funziona lo stesso, funziona. Visto, ragazzi! Cioè... A dirci le bugie. Ci dicono le balle. Ah, è solo 800 blocchi nel Nether, è fattibile. Molto figo. Okay, okay. Not male. Ci facciamo la nostra ferrovia segreta. Ma dove sono le impalcature che stanno qua? Leo, hai tolto le impalcature? No. Come no? C'eri tu? Cioè, non so, era un po' che non l'avevo vista. Leo, sei l'unico che era qui. Magari può essere che sono andato dentro e me ne sono accorto. Può essere, non lo so. Andiamo da mangiare. Comunque devo fare... Qua devo farci il secondo magazzino. Senza se, senza ma. Magari più ordinato di quello che abbiamo. Faccio entrambi i magazzini. Faccio uno là, uno qua. Così abbiamo il doppio dello spazio e più roba da mettere. Buonasera, Fieric Vesuvio, brucia, ragazzi. I poveri. Tic, 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 tic. Se non mucchi morire in mezzo al gruppo non si capisce esattamente da... Oh.
Easy. Ciao. A posto mucche. Guarda che belle i mucchini. Ah, gli hai lasciato solo una grande perché le addestri. Sì, è sicuramente perché le addestri alla paura. E le assinistri pure. Ha-ha! Ho fatto una battuta ai livelli di Bertra. Molto. Comunque abbiamo un sacco di pelle, mamma mia. E di cornici. Chissà come mai. E di TNT, un sacco di TNT. Grazie Giacolo per i 5 mesi, bentornato carissimo. Un sacco di TNT. Dove stanno i Nautilus Shell? Nella chest quella bella? Oh yes, sì. Mica, 12 abbiamo. Ok. Forse ne avevo messe nell'Ender Chest alcune che ho trovato l'altro giorno. No, le ho già messe lì, ok. Una campana. Mettiamo in una di queste casse merdose. Ovviamente porteremo le TNT, porteremo un sacco di cose, anzi Leo sei pronto? Qua c'è l'alveare, lo metto qua negli ortaggi. Ok. Cornettino con... Oh, diavolo, quella! Adesso finisco di svuotare e prepariamo tutto per il nuovo cantiere Benetton. Ah, però più che cantiere Benetton dobbiamo pensare a fare una ferrovia adesso. Nel Nether, sì. Vogliamo farla con il ghiaccio? Si potrebbe fare, tanto cioè, essendo nel Nether forse è meglio. Ok, possiamo farla con il ghiaccio allora. Grazie Cody per il Prime, benvenuto caro. Il ghiaccio? Quanto ghiaccio abbiamo? Tanto, nell'Emporio tantissimo. Ah sì? Ok, sì. Perfetto. Non è quello compatto, ma sti cazzi, va che è una meraviglia lo stesso. Okay. Cioè, scusa, è quello compatto, non è quello azzurro, volevo dire. Ok. Portiamoci un po' di robe. Dispenser, redstone, di varie entità. Pulsanti. Ah, bisognerà riempire anche di pulsanti comunque la... C'era, aspetta. Ti mando una macchina che si potrebbe fare per il Nether. Aspetta, devo trovare, l'avevo mandata a Bertra. Per la ferrovia. Devo ritrovarla, Le rotaie così spedite cart con le chest. Capisco quello che intendi, però davvero ci servono? Non lo so onestamente, anche perché si parla di 800 blocchi, sono tanti ragazzi, meglio col ghiaccio, ci vuole troppo. Capisco però, cioè piuttosto uno si fa cioè piuttosto fai prima ad andare a piedi con inventario, ender chest vuote, ti riempi inventario ed ender chest, come riempirsi due inventari fai prima. Tanto non è che se lì a prendere la monnezza, prendi all'oro e quelle cose lì, quindi insomma, basta l'ender chest ragazzi. Ok, quarzo, cobblestone ne abbiamo, ma un po' sì. L'avevo messo. Legno e basta, penso. Forse delle stringhe, se dovesse scrivere dei dispenser, ci mettiamo anche le stringhe. Anche se là se ne trovano finché si vuole, veramente. Sarei più redstone, sicuramente. Ok. Mi serve ghiaccio, barca, beh, tutti i pulsanti del caso. Oh, prendo tutto il legno che abbiamo. Che non ne abbiamo... Ah no, ne abbiamo... No, ne abbiamo, dai, ne abbiamo. Non mi lamento. Ok, Leo, vogliamo andare? Arrivo. Dai. Adesso andiamo a prendere il ghiaccio intanto. L'hai aggiustato l'incrocio? No, devo ancora aggiustarlo. Beh, sai cosa fare stasera? Sì, no, perché mi mancavano i pezzi da farsi da redstone, giusto? Comunque, la macchina era, allora, in pratica è sta qua, fatta col ghiaccio,
Se tu lo fai andare nella lava, ti crea un 2x2, cioè un corridoio di due con un, i bordini all'alto di basalto. Sì, la conosco, una macchina volante con il ghiaccio, letteralmente. Quello che io faccio con gli aerei, ma con il ghiaccio. Esatto, la fai nella lava e crea la stradina dritta per dritta. Sì, però non è scontato che ci sia la lava. E poi il tempo che la costruiamo facciamo prima a farlo a mano, onestamente. Ah, ok. Ah, sì? Non so quanto ci volesse. Cosa ci serve portare dietro? Ghiaccio. Tanto ghiaccio. Che è all'emporio, giusto? Ok. Sì, lo sono già andato a prendere. Ho preso tutto il ghiaccio che abbiamo, la gente si attacca al cazzo se lo vuole. Tanto è nostro. Non c'è nuova tipo una farm di ghiaccio? Non lo so, ma le farm di ghiaccio sono comunque manuali, non esiste... Cioè, oddio, non so se esiste full automatica, però mi sa che sono quelli tipo semi-automatiche dove devi stare AFK. Ma tipo a rompere, tipo avanti e indietro e rompi. Sotto le sue ascelle. Perché non penso ci sia modo di rompere il ghiaccio che te lo droppi in automatico, senza metterci la mano. La chest, ce l'ho. Serve che porto qualcosa io? Direi di no, in realtà. Okay. Ma dei materiali da costruzione in generale. Ah, li prendi i ponteggi e vari materiali da costruzione, magari. Ok. Del ferro, giusto. Ferro. Redstone, la prendo io all'emporio, che tanto sono qua. Okay. Quanto ferro? Uno stack, basta? Ma prendi anche due, tanto. Ferro. Materiali da costruzione. Grazie Stone per i 2 mesi, bentornato carissimo, lei è molto gentile. Nessuno ha comprato in sti giorni. Cioè, giorni d'assenza, nessuno ha comprato all'emporio. Nessuno abbia giocato. Vabbè, non c'ero io, Leo, giustamente. Dai, Fieri che è tornato. Please non dormire. Ma ho appena dormito. Doveva dirlo prima. Ma io comunque sono qua all'entrata del Nether. Arrivo. Fammi ferro non si può fare perché rompe il gioco, è troppo sgravata. Allora, vediamo un attimo lo screenshot. Screenshot è... meno 8,75, meno 9,20. Quindi negativo di qua. Esatto. Fate la costruzione, il ferro, ok, arriva. Vuoi che ti aspetti? No, vabbè, cioè, tanto vedo dove mi dice la direzione e ti seguo lo scavo. Vabbè, io vado sfruttando intanto la barca di Nova qua. L'autostrada di Nova. Che già porta esattamente verso... verso il nostro altro... la nostra destinazione. Sì. Devo dire che già meno 150, meno 500. Quella sulla sinistra? Quella dicevi di prendere? Oh Jesus, oh Jesus Christ, ma quanti blaze ci sono qua? E non ho l'arco. Vabbè, vieni comunque con... sto arrivando. Ok. Se è un arco ben venga, perché io non ce l'ho ed è pieno di blaze. Mamma quanti. Mi dispiace ragazzi, ma niente da fare. La Madonna! Ottimo lavoro di squadra. Io raccolgo. Uccisi, ma quanti erano? Erano tanti.
Allora, Leo, a questo punto, da dove possiamo continuare per, diciamo, non dare fastidio? Non so che direzione dobbiamo andare noi. Te l'ho detto, negativo o negativo? Quindi, praticamente... Cosa c'è, Leo, che non quindi comprendi? Di qua e da questa? Ok, è da questa. Cioè, parte tipo, qua. Noi usciamo da qua. Poi, dove possiamo iniziare a costruire la nostra... A che altezza hai detto che era? L'altezza, te lo dico subito. 90, un bel po' alto. Qua siamo a 52, quindi dobbiamo andare un bel po' in alto. A dire di già fare magari la parte alta. Tipo da fare da qui. Direi da qua, Fieri. No, possiamo continuare. Allora, noi arriviamo qui. Con il cosino. Che poi non so se Nova vuole proseguire. Un po', penso. Se no, sai cosa? Possiamo proseguire noi andando dritto con questa autostrada di Nova. E no, però poi è un casino con gli altri. Però come fai ad alzarti più che altro proseguendo con questa? Allora, scusami, fai un esempio. Torniamo all'incrocio. Poi non so se Nova sarebbe contento per una cosa del genere. Bisognerebbe interpellarlo. Vediamo un po' se è vivo. Perché sennò pensavo, Leo, dove c'è la svolta in questa autostrada che ha fatto Nova? Possiamo fare tipo... Possiamo letteralmente fermare la barca, scendere, andare magari sopra sul tetto di quel punto lì e proseguire facendo il nostro tragitto, capito? Ah, che così anche te lo teniamo simil nascosto perché la gente non sa che li puoi salire? Non lo sa, cioè, nel senso, per modo di dire, non lo sa. Vabbè, metti che uno non ci ha visto farlo, almeno, cioè, la chat faranno tutti gli snitch, però... Beh, alla fine è il cantiere Benetton, cioè, nel senso, non è che c'è tanto da nascondere, è il nostro cantiere, quindi boh. Allora sì. Non so. Era più che altro per la mesa, che tanti magari dicono... No, va, non c'è, a quanto pare. No, mi ha risposto in privato. Lui ha il fetish per rispondere in privato. Vogliamo un attimo, provo a tornare là. Che cazzo si piazza sta barca? Oh. Ok, viene su Discord adesso, Nova. Perché ha un sacco di strada in più da fare, eh. E dovremmo rifare tutto questo in pratica. Cos'è che dovremmo rifare, scusa? Cioè, questo tratto di strada che è già stato fatto, bisogna ricostruirlo se lo facciamo alto. Ai ai, ditemi. Oi, Nova, ascolta, ti volevo chiedere una cosa. Mm-hmm. Noi... volevamo anche chiedere se andasse bene per te. Abbiamo bisogno di proseguire, cioè abbiamo bisogno di fare una strada nel Nether per andare, perché abbiamo trovato un bel posto per fare i cantieri Benetton in maniera molto più bella. E abbiamo bisogno di proseguire un attimo con... Cioè, l'autostrada che già hai costruito tu ci porta quasi a metà strada. Quindi piuttosto di fare una... Quella dici? Sì. Però la mia domanda era, dove c'è l'angolo, dove c'è la curva verso sinistra? C'è modo... Per andare dritta. Esatto, c'è modo di andare dritto. Magari tipo facciamo semplicemente una scaletta verso l'alto, così da non incastrarsi. Fare una scaletta verso l'alto e poi proseguire l'autostrada da sopra, diciamo il piano di sopra. Beh, effettivamente... Sì, si potrebbe fare una sorta di incrocio, in realtà. Oh, vedi tu, la nostra però comunque sì. altezza 90 il portale che ho fatto, quindi... Ok, in teoria comunque... se non erro, se te sposti il portale in altezza più basso, ti collega sempre al solito portale. Ah, ok, non lo so. Però non è male come posizione. Quindi, vabbè, dell'altezza 90, sti cazzi. Lì, massimo, faccio un ascensore poi. No, prova a vedere se. Perché sarebbe tipo più comodo se è la stessa altezza. Comunque, si può fare senza problemi. Puoi vabbè, farlo. Ma se arriviamo da sotto, va bene lo stesso. Perché arriviamo da sotto il portale, poi faccio un ascensore che porta su di 30-40 blocchi, quel che sono. No, sì, sì. No, peccato per comodità e velocità. Penso sia molto più comodo essere tutta la stessa altezza. Va bene. Quindi comunque, fai un try, vedi se te lo collega. Ok, ma adesso siamo alla tua autostrada, sì, sì, dove sì, c'è sì. L'angolo. Posso fare il buco e proseguirla per dritto? O la vogliamo in un punto più nascosto? Vi do il consenso. Fate pure. Ok.
Però poi come incrocio, cioè, è complicato. Mmm. Oddio, neanche no, troppo. Basterebbe mettere tipo un cancellino. Ma no, no, la gente arriva qui. La gente arriva qui, si blocca a prescindere. Tu il ghiaccio lo fai un blocco due più avanti, in modo tale che se vuoi andare dritto scendi e ti prendi la barca. No, più che altro la gente non si blocca perché la barca è veloce, quindi dovresti fare in modo che si blocchi. Quindi un cancello. Un cancelletto anche, ma ci passa la barca nel cancelletto. Letteralmente ne fai due. Cioè tu volevi andare dritto, noi possiamo fare che la nostra dritta va da qui. Cioè da qua in poi. Basta mettere dei cancelli, Leo. Io penso il Beavis almeno comunque, anche però... Sì. Però sì. Ah, Leo, poi servono tantissimi blocchi. Serve un sacco di netherrack. Sì. Va bene comunque, fate pure. Va bene. Ripeto, fai un try per il portale dell'altezza, vedi se worka. Perfetto. È tipo super good così. Ok. Sì, Hai un sacco di netherrack nova, magari nelle chest che hai... Ma noi ne abbiamo anche noi un Oddio, sacco. Oddio, è vero netherrack, che caso... ma il... Voglio fare il Blackstone... L'ideale sarebbe tipo farlo uguale d'estetica. Ok, ok. Se vi piace. Qua c'è anche questo. Occhio, è Blackstone e Netherrack. Eric rientra, che devo togliere quel blocco. Ok. Comunque per la Netherrack ce l'avete nella cassa, nella bot per usarla. Sì, ma ne abbiamo un sacco anche a casa in realtà. Quindi as you wish. Vuoi intanto aiutare. Per la Blackstone non ne ho. Ok. Vabbè, al massimo la faremo col tempo. Intanto piazzo il ghiaccio. Ah, aspetta, andando dritto però ti roviniamo il prank del vetro. Ma ormai il prank del vetro è chiuso. Ormai è morto, quindi... Ok, ok. Ormai è morto. Che faccia altri casini. Va bene. Va bene. Bella nova. Il ghiaccio nuovo è lo stesso, vero? Non riesco a distinguerlo, sì, mi sembra uguale identico. Che non vorrei mai che sia quello azzurro, ma no, mi sembra lo stesso identico. Boh, vabbè, sti cazzi. Massimo, niente, questo è come la Salerno-Reggio Calabria, si va un po' più piano e via. Poi devo tornare a casa a prendere la Blackstone per i muretti. Vabbè, poi lo facciamo, Leo. Intanto sai cosa dovresti fare? Dovresti riempire tutto di bottoni. Quella è la roba meno che ho al momento. Se vuoi mi farmo il legno qua attorno e ne faccio, però... Esatto, anche perché io ho portato il legno, però penso lo voglio uguale. Comunque è vero, uno mi ha detto... Tu andiamo dritto per dritti? Cioè dritti per dritti continua ad andare qua, giusto? Ok, ok. Sì. Back dice, sì, è lo stesso. Occhio quando passi qua, vicino all'isoletta, che ci sono i piglin che ci sparano con l'arco, se ti vedono senza l'armor d'oro. Ti spari tu. Sotto. Bello, con l'armatura in netherite letteralmente... Sì, vabbè, se vai di sotto è giusto scomodo che puoi risalire tutto. Ecco, è arrivato Nova. Ma è stato molto fortunato. Quindi ho ucciso Nova. Sapessi cosa ho fatto, Leo. Cosa? Praticamente stavo piazzando, sono crociato a piazzare il ghiaccio così, no? Tic, tic, tic. C'era Nova praticamente che camminava alla stessa velocità sopra il ghiaccio. Stavo piazzando tutto con regolarità, poi ho smesso di colpo, lui ha tirato dritto ed è volato giù. Sì, ma l'ha ucciso il piglin. Non ho capito sì, perché perché è caduto qua sotto, è rimasto con 2 HP e l'ha ucciso il piglin. Spero per lui che non avesse blocchi. Raccogli la roba, meno male che non è caduto nella lava. Ma non so dov'è. Passatemi dov'è la clip, per favore. È nell'isoletta qua sotto. Passatemi la clip, ragazzi. Ho trovato dei piedini. Orco cane, eccola qui la roba. Metti in una chest se riesci. Faccio una chest. Adesso tornerà a razzo, tra un po' lo vediamo in barca a Mach 5. Ragazzi, siete persi una delle scene più epiche in assoluto, secondo me. Del bullismo su Nova. Mi immagino lui nel suo POV che fa e vola giù. Ce l'hai fatta, Leo? Sì, sto mettendo i blocchi nella chest. Tecnicamente è tutto. Shovel Knight. Ok.
shovel knight. Du-du-du-du. Tecnicamente è tutto, i suoi utensili, lui gira solo con i piedini. Sì. Che non si chiamano piedini, si triggerà molto. Neanche rinominati apposta. I piedini questi. Guarda come li ha chiamati. Ha visto scarpini non piedini, ma sono piedini. Nova non gli piace proprio, eh. Nova è un meme vivente. Aspetta, è arrivata la clip, Leo, consiglio di guardarla, consiglio caldamente di guardarla anche. Ah, ma... ah, ok, adesso la guardo. Aspettate, la faccio vedere anche alla chat. Beh, che la chat può comunque guardarla anche per i cazzi suoi, però. Oggi è bellissima la fiducia dei suoi occhi distrutta. È stata fantastica. È stato molto fortunato. Figli, ha ucciso Nova. Fantastico, ragazzi, fantastico. È stato un momento epico della live. Lui andava dritto, vedi che sta costruendo. Oddio, ragazzi. Lo metto sul gruppo questo. No, io non so come ha fatto a non perdere tipo set su set a caso nel Nether, perché c'è morto tante volte. Ma probabilmente ne ha perso semplicemente, la roba in Netherite non brucia. Sì, però, cioè, capito che se muori nel Nether hai 4 minuti per arrivarci, non è che è proprio così istantanea come cosa. Ma dov'è? Non è ancora tornato, quindi? No, no, cioè, se io non gli mettevo nella cesta era tutto despunato, eh. È rimorto nella lava tornando qua. Mamma mia, che disastro che è. Clip assoluta di Pandora questa, ragazzi. Clip assoluta. Proprio l'epicità allo stato puro. Nova penso che sia la persona più sfortunata del server. Ah, ma ha detto che deve andare a cena e detto, è tutto in una cassa tra... Che epicità in un uomo solo. Guarda se c'era modo di risalire senza fare un pillar, ma no. Allora, dove minchia devo arrivare? Sa che devo cancellare un po' di screenshot fatti a cazzo, la cartella è piena. Meno 9:20 devo arrivare, ok. Non ne ho. Male. Ho preso i materiali della costruzione, mi sono dimenticati quelli. C'è un'altra fortezza, ho trovato. Ok. Questo è il Nether delle fortezze. Sì, è pieno. A livello assoluto proprio. Ok. Il tunnel di farlo alto 4. Ah, cazzo, è vero. Oddio, non lo so in realtà se devo farlo alto 4. Cosa? Ah sì, mi sa che devo farlo alto 4. Il tunnel. Ah, non mi ricordo quanto l'ho fatto Nova. Penso di sì, comunque. Boh. Vabbè,
facciamo l'alto 4. Tanto non è che ci vuole tanto con questi strumenti, ragazzi. Ma lo so che va bene lo stesso, ragazzi, perché sei in barca, però semplicemente per renderlo uniforme all'altro. Cioè, capito? Kencet sul piccone, c'ho Seal Touch, vabbè, in questo caso non serve un cazzo. Efficiency 5 e Mending e Unbreaking 3. Così. Stiamo messi così. E niente. Diciamo che non è il massimo del divertimento, però per i cantieri Benetton, per i cantieri Benetton questo è altro. Sarà molto divertente quando fermo esplodere tutto. Mm-hmm. Quello sì, non vedo l'ora. Prima c'è la sicurezza, prima di tutto. Ci facciamo la strada sicura, tutta bella, fatta a modo. Cazzo. Mi viene ad ammazzare uno scheletro qua sotto, mi rompi i coglioni. Arrivo. Io vado a casa che porto un po' di materiali che non mi servono. Dov'è lo scheletro? È sotto di me. Oh. Vabbè che adesso l'ho passato, forse costruire. Dato. Non tenere la sorsa sotto il ghiaccio. Okay. Ti aspetto. Ah, devi andare a mangiare? No, no, vado a prendere dei materiali da costruzione perché ho... Cioè, la Blackstone per costruire il bordino non ce l'ho. Ah, giustamente. E se volendo per ora... Per Netherrack, ho tirato su, posso fare... porti esterni, ma sì, dai, faccio quella intanto, casomai vado dopo a prenderla. Ok. È comunque rilassante. Porco calla, ha fatto l'illuminazione con i funghi qua, con i... Ah, vabbè Leo, poi la faremo anche noi. Lascio i buchi che poi l'illuminazione c'è nel Nether. Ma estetica. Ormai conta solo quella in questo mondo. Non ci sono più i valori di una volta. Jesus Christ. Ragazzi, non litigate in chat. Anche se siete bambini, cercate di comportarvi da adulti, grazie. Felix, stiamo facendo Minecraft. Lo so, ma sai, ieri Leo ha fatto un sondaggio in chat, su quale fosse l'età media, e più del 60% ha risposto... No, quello non lo so, giuro. 60% della chat ha risposto che è nata dopo il 2005. Porco can. Chat, non mentite, non è vero che siete nati dopo il 2005. Scrivete, ragazzi, senza mentire, il vostro anno di nascita in chat. Leo, leggi. Sto facendo il bordino. Sono qui che rischio la vita cadendo da un momento all'altro. Ti dico che il numero più frequente che ho letto è 07. Nice. Bene. Adesso chiamo Don Marco, ragazzi, ci pensa lui a voi. Oh, ma quanto cazzo, ma ormai ci sono quasi. Se non dovessi fare sto 4x3 noiosissimo, ci vorrebbe molto meno. Ah, fosse stato il mio server della funzionalità, si faceva un 2x2, si tirava dritto col ghiaccio tutto da un lato, perché tanto è quel che basta per far passare la barca e buon divertimento. Ok ragazzi, altro che.
Bottoni ce li mettevi oppure quelli chissene? Quelli devi metterli se non spawnano i mob. Dopo so cazzi. Ok. Allora, 915. Ah, ormai praticamente ci sono, perfetto. Si potrebbe anche svoltare direttamente qua. Minchia, ci sono un bel po' di blocchi da fare comunque. Sono un bel po' di blocchi da fare. Vai, facciamo la svolta qua. Andata. Ah, che palle, ragazzi. Grazie Ale per il sub. Bentornato, 3 mesi. Grazie per il sub, carissimo. Molto gentile. Piangete. Dobbiamo fare un sacco di lavoro qua. Faccio così, poi magari lo miglioro dopo e vedo di... Dobbiamo fare 900 blocchi così. Cazzo, non poteva essere tutto bello aperto, invece no. Devo dire, c'ha comunque il suo lato positivo, per carità. Anche poi deve essere largo 5, oltretutto, non deve essere largo 3. No, no, largo 3, largo 3. Ho capito. Però poi bisogna mettere i muretti in Blackstone per farlo tutto bellino. Ma i muretti Blackstone sono sopra la... Cioè, no, l'ha messo sopra la... la slab. Quindi è largo 3, non 5. Ah, ok. Anche quello di 9 è largo così. Soppresso la lava, GG. Piangete, quanto lavoro c'è da fare in questo server. Troppo, troppo lavoro. Non se ne può più, ragazzi, basta. Io mi disoccupo, faccio come Bertra, non faccio un cazzo. Peggio in automobilina così. Esatto, e a Tesla che flexa i suoi soldi. Laboratorio che fine ha fatto? Progetto messo in pausa perché ha riscontrato un problema. E niente, adesso abbiamo messo in pausa. Ok, molto bene. Magari tappiamo prima che qualcuno faccia il volo di Cristo. Guarda, vado a prendere muretti e altre cose a casa. Ok. Ti aspetto con ansia. Brum! Mamma mia, velocità. Ok. Allora, dovete andare a Ghiacciovia? Deve andare ai nuovi cantieri Benetton. Situati in una mesa, questa volta. Dove appunto ci stanno molti più minerali rispetto alla nostra merosissima taiga. Nova, sì, Nova streama su Twitch. Si chiama Nova XC... IV, ok, sì. Facevo confusione col numero di Zano, tutti sti nomi romani, sti numeri. Ma non è romani. Lo stesso tipo? No, Zano dovrebbe essere XVII, tipo, dovrebbe essere 17, non mi ricordo. Non lo so, io ho fatto l'ITIS, di certo non stavo con quei numeri lì. Noi usavamo i numeri arabi. Grazie Shaiko per il Prime, benvenuto.
Benvenuto, bro. Ah, usi i numeri degli immigrati. Se sei italiano, devi usare i numeri italiani, eh. Ah, sì. Adesso è quello. Ok, volevo l'aperto, sono all'aperto adesso, effettivamente. Spero solo di non volare nella lava. Sai che non abbiamo Blackstone noi? Ne abbiamo tipo due stack nelle ceste. E se poco niente, cioè gli scalini, cioè i muretti mi vengono proprio la povertà. Ah. Andiamo. Questo sì che è un gran bel fiume di lava, dico bene, ragazze? Ma già, madonna di quello che adesso viene a rannare sto bel percorsino. Beh, perché? È in costruzione, non possono lamentarsi. Immaginate se adesso prende uno, arriva in barca così a cazzo vola qua nella lava, altro che... Cosa? Ce l'avete proprio fatto? Si stava incazzando come una maiala. Prurito al naso. Grazie Lusbrazzo per i 6 mesi. Bentornato, bello. Oh, niente, si va avanti. Buon divertimento. Ta 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 ta. Leonardo, dove sei? Sono andato a prendere i blocchi di Blackstone. Adesso torno. Quanti blocchi ti mancano? Tanti. Mancano ancora 600 blocchi. Quindi sono 10 stack di ghiaccio. Non mi basta nemmeno. È Gianco bloccato da dei. Cosi con l'attacco dei piglin. Non ho visto niente. Lasciamo lì, tranquillo. Niente. Step Gianco in stack. Nulla vedi, nulla sacci. Secondo me sarebbe meglio mettere temporaneamente la Netherrack qua, perché c'è un bel fiume di lava che ho appena passato, Minchia, sapete che bello fa l'imbarca questo, del tipo... Tipo challenge, così. Facciamo le drogo corse, come si chiama quelle dei... Imbarca, su... Ok, mi sa che mi è arrivato il cibo. Ti saluto per una mezz'oretta. Poi trattino basso XR. A tra poco, t'aspetto. A più tardi. Oggi la mia ragazza mi ha lasciato dopo 3 anni di fidanzamento. Grazie, Joe, per i beats. Mi dispiace tanto, caro. Mi dispiace tanto. Dai, bro. Il mare è pieno di pesci. Ricordatelo, io sto morendo. Un attimo che bevo. Piangete per Joe. Ok. No, qua va bene. Joe, avrai sempre il supporto della Phoenix Army, perché da noi ci si supporta, siamo tutti fratelli, dico bene, ragazzi. Ecco qua. Sto dando anche dei bei funghetti. Buttali via. Signor Pumba,
che palle fare sto tunnellazzo gigantesco. Ma ha preso fuoco sto coglione qua. Ma poi in cosa ha preso fuoco? Non c'è niente. Ha ripreso fuoco. Ecco. E niente, io vado avanti, ragazzi. Non so che dire. Perché lo sto facendo? Perché devo arrivare ai cantieri Benetton, ragazzi. Che domande. Che domande scontate, oserei dire. Oh, ma ancora qua! Che cazzo. Ok, si stanno picchiando, bravi. Picchiatevi. Non rompete i cocomeri a me. E niente. Purtroppo non ho beccato una zona divertentissima qua. Preferivo un lago di lava, onestamente. Mettermi qua a zappare gli alberi. Dopo faccio vedere gli enchant. Si torna ad una semi-normalità qua. Ok. E voilà. C'è qualche materiale scrauso piuttosto. Poi blocco di verruche del Nether. Ah. Vabbè. Ok. Andiamo avanti. Questo ci ha rallentato un po'. Ok, altri 500 blocchi, ragazzi. E ci siamo. Purtroppo è pallosa la prima volta, ma una volta fatta ti ci porta in letteralmente 30 secondi. Perché col ghiaccio è velocissima la barca. E voilà. Escavare un blocco più in basso. Cazzo, è vero. Vabbè, però comunque fino a questa altezza, quindi vabbè. Il ghiaccio basta, non lo so onestamente. Questi pezzi merda spawnano anche sul ghiaccio, ragazzi. Merdosi non siete altro. Ti. Sì, facciamola alla buona, poi alle finiture penseremo dopo. No, ha provato a nuotare nella lava. Ancora. Ma dove ce l'avrà fatta a recuperare la sua roba, ragazzi? Hashtag e funzionalità. Bravi, ragazzi. Skyblock. Non è nel mio interesse portare i miei giochi di Minecraft attualmente. Non so in futuro, ma adesso no. Nova si bullizza anche da solo, questa cosa divertente di Nova. Cazzo, palle, questi posso, riesco, cioè camminano, va bene. Va bene lo stesso. Continuiamo. Ok. Allora, siamo a meno 430, non male. Andiamo. Un altro ponticello sulla lava che non fa mai male, non guasta mai. Cazzo, ho buttato il ghiaccio. Oddio, meno male che è lì. Non ho l'arco. Ecco. Posso farlo l'arco, però. Facciamoci un arco al volo.
ce l'ho già. E meno male che me ne sono accorto alla velocità della luce. Aspetta. Non hai frecce. Questo è più un problema. Forse posso... posso scambiare con i piglin, magari. Dai, 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 dai. Ok. Però non c'ho manco oro in questo momento. Che palle, brutta situazione. Ah, qua c'ho altro ghiaccio, meno male. Mi sa niente allora a sto punto. Facciamo un po' di pulizia qua. Tanto questi due blocchetti, vaffanculo. E va bene così. Nel dubbio sì, mettiamoci San Gennaro. San Gennaro in chat. No, ancora lì. Tutto fermo. Pronto? No, ha raccolto. Si è ripreso. Ok, si è ripreso. Sembrerebbe despawnato, ragazzi. Sì. San Gennaro è dalla nostra. È despawnato! Siate felici! Si è raffreddato, sì. Cioè, sono stato male in questi giorni. Adesso sto meglio. Ma dove la vedi la cobblestone? Non ce l'ho la cobblestone, ragazzi. Gli senti sposare nel Nether? No. Cioè, almeno quello... quello da passeggio no, quello da lancio certo. Ma lo riprendo il baule, tranquilli. Ah, mi prende il naso. Non c'è. Su tu nel server no, c'è anche Jumpy. Questo, oddio, questo, sono quasi le 11. What? Quasi le 11, Leo sta mangiando adesso. Mamma mia. Ok. Boh, niente, andiamo avanti. Si può gentilmente spostare da qua? Ok. Andiamo avanti. Tic tac, tic tac. Tu, tac. Ok. Forza e coraggio, non manca moltissimo. Mancano ancora 400 blocchi, mi sa. Dai, non è così tanto 400 blocchi. Sono meno di quelli che abbiamo fatto fino ad ora. Non sono un po' raffreddato, sono stato male, adesso mi sono ripreso e sto decentemente, però sì. Però con San Gennaro vedo un cazzo, almeno così c'è la luce dinamica e ci vedo meglio. Devo dire che è abbastanza palloso fare questo procedimento. Ma quando avremo i cantieri Benetton, ragazzi? Quando avremo i cantieri Benetton sarà tutto diverso. Utilizzeremo le TNT, troveremo un sacco di oro, diventeremo orefici, orefizi. No, non è orefizi, orefici, orefici è meglio. Anche orefizi volendo, cioè non... dove sta il problema? Gianpietro, passami il fucile. Ciao Fieric, sono venuto ad arricchire la famiglia Benetton con il dono della fede. Scherzi a parte, omaggi al nuovo sindaco di Pandora. Grazie San Gennaro, tu sai già chi vincerà, bravo ragazzo. Beh, giustamente San Gennaro, chi poteva essere qua di San Gennaro? Di Nova? La vedo proprio dura. Ok.
Tic, 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 tic. Ok, qua c'è della lava. Questa cosa non va bene. Questa cosa non va bene. Bisogna andare a tapparla immediatamente. È la Madonna quanta strada devo fare. Ah, incredibile! Ma sono i cantieri Benetton, sono i cantieri dei signori Benetton. Sto costruendo dei cantieri, ragazzi. Tutto qua. I cantieri dei signori Benetton. Una bussa, chi è stato, ragazzi? Praticamente sono delle distese di terra dove io creerò delle macchine che bombarderanno di TNT tutto il terreno per la ricerca di minerali come l'oro. E in realtà, come qualsiasi minerale, anche il carbone è ben accetto, visto che comunque usiamo anche quello. Però, essendo che l'abbiamo, cioè vicino a casa nostra c'è la montagna, che come bioma è un bioma abbastanza del cazzo. Nella mesa ci sta molto più oro, sono più minerali in generale, e soprattutto molto più oro. Scusate, ce l'hai con me, pezzo di merda. Eh? Sparisci. To, una balestra, sì, però tanto non ho le frecce comunque. Oh, ce n'è una! Magari mi può servire per un ghast. Butta un po' via. Hai il colpo in canna, ragazze. Carica è pronta all'azione. Ragazzi, non sto a farlo 3x4 il tunnel, sti cazzi. Cioè, abbellimenti li faccio dopo, intanto piazzo il ghiaccio. Mi rallenta dover scavare anche un blocco più sopra, così si fa molto prima. Faremo tutto in separata sede. Come si è messi? Oh! Meno 200 blocchi, ragazzi. Resistete! Trrr. Ah. Resistete. Non so se mi basta il ghiaccio arrivati a sto punto, sapete? Non ne sono tanti, tanto sicuro. Fortezza sopra, lo so! Tranquilli. Ce ne sono anche troppe di fortezze in sto Nether, ce ne sono tantissime. Altre 4 stack. Eh no, mi sa che sono quelle che ho messo qua, ragazzi. Non ho più. Sono queste le stack che avevo nell'Ender Chest. Finito il ghiaccio. Forse ce ne sono. Forse c'è del ghiaccio nelle chest all'entrata del Nether. Che è avanzato a Nova, magari, per la costruzione dell'autostrada. Non lo so. Oh, un'uscita incredibile. Gesù. Non sto cercando niente, ragazzi. Sto raggiungendo il portale che ho fatto alla mesa per collegarlo con il nostro portale. Fine. Un ghiaccio sì, uno no. Non so se la velocità sia la stessa, onestamente. Vabbè, ma nel senso, le cose vanno fatte anche abbastanza bene qua su Pandora. Non siamo mica in un mio mondo single player. Allora.
Questo ghiaccio non si scioglie in Nether, nope. Ok, manca un centinaio di blocchi. Bene. Chissà cosa sta combinando Junk, che ha bisogno della notte. Sta alla ricerca dell'ennesimo tridente? What? Sfonato un pumbali. Pezzo di merda. Allora, meno 8,75. Ok. Grazie. Chissà chi ha dormito. C'è qualcuno li ha dormiti in faccia, probabilmente, sbattendosene il cazzo. Unlucky Junk, ragazzi. Junk trollato. Quanto manca? Poco, ragazzi. Un centinaio di blocchi, tipo. Diciamo che questa lava non mi aiuta. Mi rallenta i lavori! Basta! Basta lava! Nick trattino basso Wolf 98 Cirdix 104. Un numero a caso. Sei un mito, il Q3 arriva la sub. Grazie Nick Wolf dei Beats, lei è molto gentile. Grazie mille questo immenso supporto. Allora, ci siamo ragazzi, ci siamo quasi. Manca davvero poco. Ghiaccio. Minchia, due stack, mi sa che... ci arriviamo al pelo, mi sa, sapete. Mamma mia, meno male che... oggi, buongiorno, signore. Non rompete il cazzo. Mi ero un pochino spaventato sul salto. Però... andiamo. Almec, dove c'è scritto di partire un alert, scusa? Gli alert qua partono per i soldi, non per le... per le robe a random. Ho abituato bene la mia chat. Alla fine, la mia live, ragazzi, è una scuola di vita. Da me imparate le cose che dovete sapere. Per esempio, con i soldi potete ottenere pressoché tutto. Ok, manca poco, manca ancora una trentina di blocchi, tipo. Voglio mari quanto costa? Poco. Perché non faccio questo tunnel sopra la bedrock? Perché così è accessibile a tutti senza troppa fatica, senza fare chissà quali casini. Ok, devo andare qua sopra praticamente. Toh, andiamo. Ok. Penso di aver ufficialmente fatto, ragazzi. Devo semplicemente salire di 40 blocchi adesso. Più o meno adesso, che deve essere proprio preciso. Meno 8,75, meno 9,23. 8, 9, 10. Ecco. Qua. Possiamo chiudere qua, praticamente.
praticamente qua sopra, ragazzi. Praticamente qua sopra. No, Lexware. Meno 8,75, meno 9,23. Ok. Forse deve farmi la scala... Oddio, anche arrampicante potrei utilizzare. Così si rompe tutto se li tiro giù da qui. Non so come funzioni, purtroppo. Cornettino con... Oh, diavolo, diavolo, guarda, guarda, diavolo, guarda! Oh. Tre ne ho fatti. Ah, non si può neanche piazzare. Ma c'è la scala a pioli, vaffanculo. Eroe Ganzo, grazie del Prime, benvenuto carissimo. Benvenuto. No. Questo e questo. Ecco qua. Ed ecco qua. 57 scale direi che bastano. Per adesso questo ci mettiamo. Non fai l'ascensore? Vabbè, questo è temporaneo. Pietro, passami il fucile. Poi sì, probabilmente faremo un bel ascensore, così passa la paura. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Ah, proprio sopra l'albero è spawnato. Ok. Grazie Michael per i 2 mesi, bentornato. Grazie Uomo Pera per il Prime e benvenuto, gentilissimi ragazzi. È proprio una cosa momentanea, facciamo qua. Improvvisata, ecco. Leo sta mangiando, ragazzi. Perché lui vive a Milano. E a quanto pare a Milano... Due volte su... No. Una volta su quattro, quando tu ordini da mangiare, il ristorante decide di non consegnarlo, di consegnare più tardi. Fantastico. Fantastico. Ok. Allora. Rifai il portale sotto. Ma io non ho capito se effettivamente ha senso questa cosa. Cioè, davvero si può fare una cosa del genere? Cazzo, non ho riportato la... Ah, no, ce l'ho l'accendino. Sì. Portare soltanto non cambia niente. Va bene, ragazzi, ok. Lo faccio. Potevo flexare l'ascensore, però va bene, lo faccio. Allora, abbiamo il lato destro che parte da meno 8,72, meno 9,22. Scrivete! Meno 8,72, meno 9,22. L'ultimo salvataggio davanti alla Lega. Oggi ho cambiato telefono e devo ricominciare tutto da capo, insomma. Grazie mille Lollo per il resub, bentornato, e mi dispiace bro. Ma il vecchio telefono che fine ha fatto? Perché in caso potevi tranquillamente... passarti dati o qualcosa del genere.
Bravi ragazzi. Beh, che in realtà non serve un cazzo, perché tanto se rompo qua basta che vado sul dritto. Però e ti piace più il dolce o il salato? Un po' per il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Rock. Ok. Meno 62, meno 9, 22. Quindi qua. Quindi in teoria, se io vado qua, arrivo nello stesso identico punto. Ci vediamo di dove al portale prossimo prima. Video. Roar, ti grotti. Ti ho iniziato a seguire per LOL, ma riesci a farmi piacere anche Minecraft? Faccina, sì, con sorriso accennato. Ok. Stesso identico portale. Ok, easy, allora ci ha risparmiato. Motoporco, grazie del resub, bello, bentornato. Ne sono molto contento, Motoporco. Sto ruolando. Ok. E questo è quanto. E questo è quanto. Direi che possiamo tornare anche indietro adesso. Minchia, adesso bisognerà chiudere tutto. Si salta. No, non la faccio con la barca la strada, ragazzi. Ho tornato. Ci sei, Leo? Ho tornato, ci sono. Bravo, Leo, sono riuscito a finire tutta la strada di ghiaccio. Nice. Quanta ce n'è? Tanta? Tanta, sì. Ho usato tutte le... Ho usato tutto il ghiaccio che avevamo, sono arrivato perfetto. Mi sono avanzati 6 blocchi. Cazzo. Meno male che non c'ha... non sei knockbackato da... dalle frecce con questa armatura, altrimenti... Avevi già fatto un volo da sotto? C'è un gigantesco fiume, lago di lava. No, il facocero no, però. Leo, ho bisogno che arrivi con l'arco. Con l'arco? Io sto arrivando con le slab pian pianino, quindi arrivo molto lentamente. Sbrigati. Io l'arco non ce l'ho. Cos'è successo a FIFA? C'è il facocero in mezzo alla strada che è spawnato sul ghiaccio. Arrivo, il tridente, ragazzi, non si lancia il mio tridente. C'ha Riptide. Non si lancia questo tridente qua. Sto arrivando. C'è una balestra con una freccia. Però è preziosa. Questa perché freccia. È perché è l'unica freccia. Cioè, è una freccia in canna che mi ha lasciato il maiale che è morto. Vabbè, faccio i pulsanti. Facciamo prima, dai. Un altro. No, sono circondato da facoceri. Il facocero si è mutato in un maiale in piedi. Va bene. Ah no, è spawnato in più un maiale in piedi, non è che... Ho 3 frecce adesso che noto. Ma c'hai infiniti nell'arco. No, perché c'ho ripristino. Ma che cazzo è che mette ripristino nell'arco, Leo? Io? L'unico è fare il buco e far sì che si lanci nel buco, non lo so.
Pacozzero, l'ho visto, l'ho visto. Uccidilo. Pacozzero che si teletrasporta. Una. E due. E tre. Ho finito le frecce. Ok. Ma che senso ha mettere Mending nell'arco? Buonasera, cioè, Fieric, come posso sapere dove si fa la richiesta per la 104? Poi usi i livelli per curarlo, cioè. Ma io guardo, non so che dire. Grazie, Cabomade, grazie a Resub. All'Inps, ovviamente. Grazie a Resub, bello. Grazie, Mikuru del Prime, non sono stato ingazzato prima. Benvenuto, bellissimo, benvenuto, benvenuto. Ma Leo è vivo? Leo, ci sei? Boh. Chi lo sa? Ma devo fare i pulsanti, cazzo. Mi servono degli alberi. Vado a prenderli di qua. No, cosa sta facendo? Non ho la minima idea. Per quale motivo dovrei saperlo io? Triggeratissimi, minchia. Allora. Sa, forse allo spawn ci sono un po' di... c'è un po' di questa legna qui. Che serve il pulsante a non far spawnare i mob. Se no succede che spawnano i cinghiali in mezzo, come è successo prima, sul ghiaccio. Ah! Bello. Allora, c'è un sacco di netherrack, no. Nulla di interessante. Forse qui... no. Vabbè, gli regalo questi. Che cazzo è stato? Sono tornato. Mamma mia, ho fatto un bruttissimo suono il microfono. Non lo so come fai. C'era legno, ce n'era poco su via. Scommetto c'era pochissimo. 52 di log, 52 log. C'è stato un piccolo errore in casa con la lavatrice e la lavastoviglie accesa assieme. Va bene. Grazie Lello. Grazie mille Lello del Prime, benvenuto. Ma Felix Army, Lello, benvenuto, benvenuto. Spero che non mi sia spawnato nessun mostro vicino a me, perché sono sul... ok, pare che sono in salvo. A parte che di Blackstone ce n'è qua nella chest. Ma non so se posso prenderla. Vabbè, non lo so. Non lo so. Perché non è nostra. 52 pulsanti sono questi, ce ne servono 1000. Anzi, mi sa più di 1000. Sì, ce ne servono tipo 1300 anche... di pulsanti, Leo. Ah, non era non era un 1000. No, ce ne servono 1300. Sono... bene. So, circa, sono altri 400 blocchi dritto e poi altri 900 verso sinistra. Quindi sì, 1400 più o meno ce ne servono. Sta facendo una cosa molto, molto, molto rischiosa. Devo pensare che scherzassi. Povero illuso. C'è Nova. Chiediamo a Nova se possiamo prendere quella roba. Penso di sì. E più che altro l'unica cosa è che non so quanta gente... allora, dipende come vogliamo... perché poi la gente giustamente utilizzerà la nostra autostrada per andare alla mesa. Eh sì. Insomma. Non so quanto sia carina come cosa. Ecco qua i maiali che... li spingo con la barca, via. No, no, no. Ah. Ok. Facciamo un circuito di redstone che l'autostrada in quel punto si apre solamente se tu butti un diamante in una tramoggia.
Sì, che è la tassa per pagarla. Se tu non lo butti, non si apre l'autostrada. Mm. La gente potrebbe farci un buco e passarci attorno, però nel buon spirito del roleplay, no, giusto? Eh sì. Buon spirito santo. Eccomi again, aspettavo solo che ti riprendessi. Come stai ora, Sigfieri? Prendo anche i funghetti qua. Oltretutto, se andiamo privatizzata, Leo, non dobbiamo... Pensaci una cosa. Se andiamo privatizzato, non dobbiamo nemmeno stare allo standard di Nova, perché poi quella è la nostra parte di autostrada. Effettivamente. Però c'è da dire che per arrivare noi usiamo la sua, quindi non so quanto sarebbe con giusto. Quello. Ma Nova è tipo le autostrade... Cioè, Nova fa le superstrade dello Stato, noi facciamo le autostrade private. Ma no, Leo, io devo candidarmi anche. È vero che quello? Devo dare il buon esempio. Per ripensare al potere, prima legge, vigore, tutti i trasporti che finora erano pubblici saranno a pagamento. Esatto, per garantire ovviamente la manutenzione, tipo autostrade per l'Italia. Dico bene? Esatto. L'hai aperta la live, Leo? No, se devo farla anche adesso. Era 2 secondi che finivo sto qua da mettere in sicurezza il tutto. E poi aprivo la live così. Quando ci passo i gas non mi fanno più. Ok. Ok, posso... Ok, posto. Ecco qua, facciamo un po' di bei pulsantoni, ragazzi. E andiamo! Ti. Quanti bottoni ci vogliono? Ho detto, ragazzi, circa 1400 totali. Pensate che scherzassi? Non scherzavo. Ok, diretta avviata. Se i tuoi mod vogliono mandarmi la stream squad, stream mod squad. Mod, mandiamo la stream squad a Leo, che ne dite? Sempre che ci siano dei mod in chat, non li ho visti tanto scrivere stasera. I bottoni servono a non fare spawnare i mob. Cioè, sono un metodo come un altro per non rendere il blocco un blocco spawnabile. Ecco. Mod! Modevatovi! Modevatovi! Grazie Lapo, grazie Raid, benvenuti ragazzi. Benvenuti, è un piacere avere questo tuo Raid Lapo, com'è andata la live, spero bene. Spero meglio della mia che è senza moderatori. Anzi adesso, allora, squad stream, lo fa tutto io. Ti aggiungo io Leo, ho già capito che qua e qua boh. È arrivata. Accettata. Ora faccio io da moderatore. Cioè, devo moderare il mio stesso canale, ragazzi. Ma dove siamo arrivati? Cosa c'ho? 40 viewers? Ma pure quelli con 40 viewers c'hanno i moderatori. Io no. È incredibile tutto ciò. Ha vinto il Clash, Lapo. Perfetto. Un applauso a Lapo. Bravo, Lapo. In questi giorni su League of Legends sono, mamma mia, super on fire. Ho fatto platino 4, platino 2 in un attimo. Tipo nelle ultime 15 partite ho una sconfitta. Adesso farei il Diamond, quindi. Questo penso di sì, quest'anno potrei farcela. Quante volte hai fatto il Diamond nella tua vita? Mai fatto su LoL. Sono arrivato, la volta che ci ho tryhardato di più sono arrivato platino 1,90 PL e poi è finita la season. Beh, detto, giustamente è molto difficile fare il Diamond su League of Legends. Non basta. Non so più... In realtà non c'è mai neanche tryhardato troppo, cioè facevo il platino e smettevo di rankare. Non basta assolutamente giocare lo stesso campione in meta per un centinaio di game in più. Ok, ma è brutto giocare sempre lo stesso campione. Dipende se ti diverti, io quando giocavo Shaco mi divertivo, poi gli hanno tagliato le gambe, ho detto vabbè.
stato bello finché è durato. Figli di puttana. E tutti a scriverti: giochi sciaco, cioè affanculo. Falliti. Sciaco a me aveva insegnato a giocarlo Manuel, il fratello di Andrea. Mm-hmm. Lei era master. Porco, man, erano degli sciaco più bravi al mondo, faceva paura. A livello meccanica era bravissimo, a livello macro game un po' meno. Mi vuole buttare giù. Era ben poco virile quel verso, Leo, lasciatelo dire. Mi ha fatto per buttare giù. Ho avuto un Leo, spaghetto. Ci sono i facoceri. Lo so che ci sono i facoceri, io non ho più frecce. Prendi l'oro con il piccone con fortuna, tradiamolo. Bello 02 Cirdix 100. Che facoceri? Come va? Facoceri vogliono tradare l'oro. Non i facoceri. Voglio raccontare una cosa successa. Gli altri maiali merdosi. Ero a mare con dei miei amici e un ragazzo che faceva parapendio, perdendo il controllo del paracadute a terra ad altissima velocità su delle signore, tra l'altro con bambini, con il rischio di fargli veramente male. Io ci sono andato per accertarmi cosa fosse successo, pretendendo che almeno chiedesse scusa. E non solo quello non ha chiesto scusa, ma ha cominciato a prendere di sopra. Tu che avresti fatto? Grazie, Sghirimbello. Quindi uno col parapendio è volato addosso delle signore e non è che... È sicuramente maleducato, pezzo di merda. Avrei fatto bene, avrei fatto... Oddio, non so quanto mi sarei interessato. Dipende dalla situazione, perché comunque devi viverla questa situazione. Boh, secondo me hai fatto bene. Giusto, salvaguadagnare le signore e i bambini. Un eroe, ragazzi, piangete! C'è del legno che si può prendere qua, non c'è un cazzo. C'è nulla. Ma domanda, magari tu mi sai dire meglio. Mm. C'è un qualche modo in cui una Ender per lanciata può rimbalzare su qualche blocco? O appena ne tocca uno, insta teleporta? In che senso rimbalzare? Non ho capito. Tipo, non so, un pistone che si attiva e te la fa rimbalzare da qualche parte. Poi con lo scoppio della TNT può essere catapultata molto più distante. Ovviamente sono dei macchinari che devono essere timati in un certo modo, perché sì, sono fatti apposta di scoppiare preciso con quel timing e quell'angolazione che letteralmente prende. Cioè, c'era una sorta di, non so se è proprio un glitch, ma non un glitch, diciamo una delle quelle cose dove giochi molto con il, diciamo, i limiti di Minecraft. Sì, sì. E praticamente c'era questo macchinario che ti faceva andare avanti, non so, tipo 10.000 blocchi in un istante. Con uno scoppio talmente ben calibrato che ti mandava avanti 10.000 blocchi in un istante. Però è proprio un adesso macchinario molto sta, difficile sta da fissato? Fare. No, non lo so se è stato fissato. Ma non è un fix, no, funziona così. Cioè, tu puoi far scoppiare e in base allo scoppio lancia l'enderpearl più lontano. Quindi specialmente era un macchinario che lo fa scoppiare in un certo modo talmente bene che lo fa letteralmente schizzare via l'occhio. Sì, sì. Arrivo, starto la live, ci sono. Prego, prego. Come siamo messi qua? Bah, ok. Quando andrete nell'end? Ma non lo so, ragazzi. Non ne ho idea. Non è contemplato l'end qua. Ok. Le. Allora. Spero che il facoccio non ci sia più. Le lozioni, ragazzi, stanno decidendo... no, ancora lì il facoccio. L'unica cosa se ne farci inseguire. Ok. Venga con me, signor Pumba, venga con me. Bravo. Ok. Sì.
Quasi. Deve andare meglio. Non riesce a cadere? Ecco. Step Fieric fa Cocero is stuck e rimarrà lì. Ok, possiamo finalmente andare. E piazza sti pulsanti. Mamma mia. Però sarebbe bello lasciare così l'autostrada della serie. Noi impariamo perfettamente a controllare le barche sul ghiaccio. Qui soltanto noi Benetton sappiamo andare con le barche. Gli altri che provano a venire al cantiere Benetton volano giù. Sarebbe molto particolare. Molto spicy. Benetton anche nel nero. Vabbè, certo, di nome e di fatto. Oh, qua ne abbiamo di pulsanti da prendere. Un altro facco... Ah beh, il facocerino, quello. Ok. Ma guarda qua quanto legno, ragazzi, che si può prendere. Buongiorno. Prendiamo anche questi che ci serviranno. Intro passo dei gambali, così almeno smettono di rompermi il cazzo. Pure! Ma davvero non riesco a hittarlo a questa distanza? Ah, ecco. Andiamo avanti. E dai, ma quanto è alto sto albero? Guardate qua che meraviglia. Ecco, niente. Bordi del ponte li farai? Sì. Non adesso. Prima facciamo il ponte così, poi ci facciamo i bordi, ma... Con calma, ragazzi, la sicurezza è sopravvalutata. Vorresti dirmi che è così tanto importante viaggiare in sicurezza? Oh, ma in che mondo vivete, scusate? Fate come i napoletani, non mettete il casco. Non mettete la cintura di sicurezza. Easy. Oh no, ragazzi. Cheat funivia Varese, ecco. Non mi esprimo. Fieri, che ho un problema. Cos'è, non ti va la live? Non mi va più la telecamera. Pure. La telecamera funziona, penso che prima quando sia andata la corrente mi si sia esploso il camlink. Ah, capita, quindi per tutto il gatto sempre, una roba del genere. Ah. Leo, non so che dirti. C'hai sempre dei problemi, cioè ti esplode la corrente, non ti consegnano il cibo, ma... Sì, a Milano oggi... a Scampia, cioè... Oggi è una giornata di merda. È scuro di vivere a Milano e non a Scampia? Mi avvio la live, la faccio solo gameplay a sto punto. Ma sì, tanto è Minecraft, così fai un po' un ritorno alle origini. Esatto, cioè, si va solo gameplay e via. Chiami la live del tipo il vero gameplay di Minecraft, quello senza cam.
Siamo Real Gamer Live. Esatto. Tac, tac. Faccio le live come le faceva Shiroe. No microfono, no cam perché sono tiltato. Ecco. Allora, ho fatto abbastanza strage di alberi qua. Perfetto. Mi piace fare strage di alberi. Ok, ok, ok. Ah, lì il facocerone riesce a salire. Lui mi raggiunge. Sì. Vabbè. Easy one shot. Fa troppo male questa accetta. Se così funziona. Allora. Così dovrebbe andare. Meno la live. Ma quindi lo squad stream è servito a qualcosa o... Sì, tecnicamente ci siamo ancora tuttora. Ah, sì. Tecnicamente ci siamo tuttora in squad stream. Ci siamo, non ci è siamo. Che cade. Ok, ok. Perfetto. Che tu vuoi? Ok. Ma sti cinghiali, che casino che fanno. Ho chiamato la live, live senza cam come i veri gamer. Il primo commento che mi arriva in live è: ehi, non si vede la cam. Leo. Grazie Simone. No, ma Simone te l'ha detto per confermare ciò che era il tuo intento. Ah, tu voleva confermarti tipo... dirti: ehi, la tua resta andando bene, non si vede. Giusto, giusta ragione. È tipo un continua così campione. Esatto. Ok, ecco questo qua. È così. Ecco qua. Andiamo avanti con sti bottoni. Tic, tic, ok. È praticamente attaccato quando io staccherò. Mi sa che allora dopo provo a fixare e vedo. Al massimo faccio una live a solo building. No, vabbè, adesso proprio. Finisco di mettere tutti i pulsanti qua. Ecco qua, distrutto. Oh mio Dio, posso fare la live senza i faretti negli occhi. Oh mio Dio, posso... che bello. Non ho i faretti bello. Negli occhi. Allora Leo, io sto mettendo tutti i pulsanti. Tu fai tipo la copertura. Sì, sì, sto facendo i lati. Perfetto. I bottoni, ragazzi, per la millesima volta, servono per rendere il blocco non favorevole allo spawn dei mob. Molto semplicemente. Come la redstone, come qualsiasi altra entità che, diciamo, prende il posto sul blocco. Potevamo farlo con la redstone che ne abbiamo a Caterbe. In realtà nemmeno così tanta di come immagini, eh. No, vabbè, sì, avevamo tipo due stack di blocchi. Cioè, penso mi sarebbero che 18 stack, sì, sarebbero bastate, però vabbè. Sicuramente si sarebbero lamentati. Una bella scia di sangue unica. Sai cosa potevamo usare? Le stringhe. Oh Jesus. Cazzo, con tutte quelle che abbiamo gli davamo un utilizzo. Effettivamente, però sarebbe stato ancora più brutto vedere quelle... Non vedevi niente, era trasparente. Sì. A velocità barca non le vedi, però le vedi. Servono un po' di slappine. Ti. Oh, leva quanti bei pulsantini, ragazzi. La Blackstone si farma in giro? Dov'è che la trovo? Nei bastioni, sicuramente. Marco caro, non so vado... che... No, si trova anche in altri punti, però... C'era un bastione vicino a noi, giusto? Sì. Vicino allo spawn. Esatto. Esce lo spawn a destra, praticamente. Però... Vado, depredo completamente. Sì, se non l'hanno già depredato. Ah, bello. Cioè, non penso che nessuno abbia proprio svuotato a pieno. Maledetti facoceri. Ti
ti. No! Oh Jesus, ma quanto sono ancora? Ok, altri 100 blocchi, dai. Penso ho peggio. Il problema è la Blackstone, cioè dobbiamo fare tutti sti muretti. Sarà un inferno fare i muretti. Porco cane, ma possiamo farli di tipo il... grigi, fatti con la pietra mattoni normale. Non lo so, Leo, cosa si può fare o non si può fare in questo server. Senti, sottoterra ci sono ammassi di Blackstone ogni tanto. Sì, però sono relativamente pochi, Effettivamente. Oh, sono arrivato, Leo. Dovrei usare la barca. Vuoi vedere la mesa? Vuoi vedere che bel posto? Arrivo, prima faccio con la... Vado a prendermi... Cosa sto andando a prendermi? Ma mi sa che la mesa la vedo dopo, perché cioè, adesso ero lì che facevo tutto il bordino. Non ho neanche idea di quanto sia lontana. Devo farci un po' di blocchi. Non ho idea di quanto sia lontana, Leo, te l'ho detto. Sono circa 1300 blocchi. Orco, cazzo. Perché ovviamente non va in diagonale, quindi sono circa 1300 blocchi, perché sono... Cioè, arrivi in... Come si dice? Arrivi in Z915. 916... No, quant'è? 916. Arrivi in Z916, quindi fatti i tuoi conti. Mi serviranno 2600 muretti. Esatto. Orco cane. Sopra devo rompere, mi sa. Non... Io immagino quelli che arriveranno qui, tipo domani, dopodomani, fanno... Ma qui non c'era un bastione. Oh, non... Me lo prendo io il bastione. Ecco. Leo conquista il bastione. Lo sposto. Trasformi il bastione in autostrada, Leo. Esatto. Un bel power up. È la legge della trasmutazione di Fullmetal Alchemist. Esatto. Tic 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 tic. Ma quanti blocchi sto piazzando? Tra parentesi, ci sono quelli... Gli incrinati non posso usarli per fare gli scalini. Devo stare attento a cosa farmo. Mi raccomando, no incrinati. Quelli incrinati non li vogliamo. Quelli non vanno bene. Non li vogliamo. Non vogliamo gli incrinati! Via gli incrinati dai nostri blocchi! Via gli incrinati! No, il ghast! Non rompi... Naia! Non male, che abbiamo finito nella lava. Abbiamo finito il ghiaccio sul gastrope. Non male che non sono finito nella lava, dico solo questo. Ho una balestra con un colpo in canna. Te ne pentirai, ghast di merda. Basta un colpo per il ghast? Vabbè, sì, effettivamente. Vieni qua, stronzo, vieni. Oddio, sta andando a fare il frontale. Ma questo ghast si schianta sull'autostrada? Pazzo. Ah! Oh cazzo. Ok, così. Ok. L'ho ammazzato a spadata da quanto era vicino a me. Quanto vicino era l'autostrada, scusa? Era sopra l'autostrada. Cioè, è proprio entrato nel ghiaccio. Un altro! Ma basta. Faccio prima a farmare tutto piuttosto che a contare i blocchi. Leo, dobbiamo coprire. Lo so, sto facendo i blocchi per fare la sotto intanto. Come sta sparando? Dire che sono nel suo campo visivo. Hello? Boh. Cioè, sono un bel cazzo. Modo a costruire l'autostrada, vuoi vedere come cazzo si gira e inizia a spararmi? Sicuro. Ghast o il scheletro? Il ghast. Ok, incrinati ce ne sono un po'. È tipo incastrato in una colonna di lava. Ma? Il tridente, ragazzi, non posso lanciarlo, non è un tridente da combattimento.
c'ha un enchant che non mi permette di lanciarlo. È un tridente da viaggio. Ma se tipo uso anche quelli incrinati per un fare altro! La base, tanto... No, il ghiaccio ha rotto! Quanti ne ha rotti? Spero meno di 6. 2. Ok, ok. Ragazzi, la Blackstone all'inizio non è nostra, quindi non la prendo. Io lì ho messo il ghiaccio. Niente, mi... Vabbè. Ti griffano? Sì, mi sono dovuto nascondere, se no continuano a sparare, rompo l'autostrada. Sono compenetrato nei blocchi, praticamente. Ho solo una balestra, i gas sono 2. Niente. E questo sono io che non porto l'arco, giustamente. Leo porta l'arco, ma non ha Infinity, è l'unico sul server a non avere Infinity sull'arco. Ce l'avevo sul vecchio arco. Grazie, un quello bello. Non sono stanchezzato per il prime. Ero stufo di doverlo riparare. Ma quanto lo usi l'arco? Cioè io lo uso soltanto contro Nova, praticamente. Ah, io lo uso praticamente su qualsiasi cosa l'arco, quasi più della spada. Ok. Sono scappato a prendere l'arco, mi sono rotto il cazzo. Quanta bella Blackstone. Ok. Che palle, sto ponte è infinito, mannaggia. Sarà un sacco di Blackstone da farmare. Vabbè, dai, non dobbiamo farlo proprio uguale, identico, no? Beh, quello no, cioè il fondo si potrebbe fare anche in blocchi normali, però boh, cioè... Magari Nova ha detto, io l'ho farmata per fare la mia, fatelo anche voi, che è tutta bella carina. Sai, Nova, quanto è un rompivalle. Poi la miglioreremo più. Ciao, Rick, mi fa piacere che ti è passato il mal di gola, Fierix San Gennaro. Grazie, Yange, non mi è ancora passato il tutto, però sicuramente sto meglio. Grazie ai 3 mesi. Tengo questi blocchi e me ne vo. Poi ne abbiamo. Ma posso usare la barca? Se non snerro era di qua. Ok. Esatto. Ho del cuoio. Avrei ucciso qualche maiale? Ma no, mi è spawnato in mano. Dai, vabbè. Lo raccoglie sul ghiaccio per qualche motivo. Sarà qualche facocero morto. Tagliapietre c'è? Cioè... No. Ma è che ci sia un tagliapietre? Come si faceva il tagliapietre? Con la pietra. Ah, sarà la pietra quella cotta. Non li prendo. Metto degli altri pulsanti qua dentro. Bella, ragazzi. Grazie, Marco Post, per i 3 mesi. Bentornato. Grazie del sub. Può cuocere. Prendo un secchio di lava. Blocchi che possono bruciare. Qui non ce ne sono. Ora prendo un po' di lava. La lava qui intorno. Cosa di cuocere, Leo? La pietra per fare il pietrisco, in modo tale da poter fare la taglia pietre. Cuocere il pietrisco per farli diventare pietra, vuoi dire? Sì, scusa. Sì, sì. Erano più 2 blocchi di ghiaccio, ok. I passi... Ma questo è ghiaccio merdoso, oltretutto. Ah, ok. Fixerò allora. Dove c'è della lava normale senza andare a dover risalire queste robe qua? Gian Pietro, passami il fucile. 50 mesi, un'era con lei, Rick K. Qua. La Madonna, Med è tornato, grazie mille del sub. Applaudite a Med, esatto, ragazzi. Grazie signora Med, lei è troppo gentile. Piscinotta.
Ok, ok. Grazie a me, sabbi tu ovviamente. Vedo Gianco. Posso attaccare Gianco? Gianco, ma doveva venire a casa, mi ha detto. Forse è nel Nether anche lui, evidentemente. Sì, ecco, nel Nether. L'ho visto. Ma non ho una freccia, ma... Io non voglio crederci. Toh, meno male. Grazie al cielo. Posso craftarla. Io vorrei capire che cosa ha fatto... Vabbè. Toh. C'era Zacco che stava entrando nel portale, è tornato nel monte prima c'è di tornare nel mondo ed è arrivata una tridentata nei denti. È tornata ad arma. C'era il carbone? Dove? Dove lo vedete il carbone? Ma forse c'è nella cesta. Ah, boh. Ok. Due. Usus sub di tier 2. Okay. Grazie mille, brother sub. Bentornato. Bentornato, carissimo. Molto gentile. Ok, questi qua faccio i muretti. Non ho nulla da svuotare, in realtà va bene così. Moretto, moretto, moretto. Ecco, poi non posso usarvi. Voi sta sì. Arrivando Gianco, un attimo. Arriva. Voi no. Salve. Salve Gianco. Ciao Gianco. Buonasera, buonasera. Come sta, signor Fierick? Hai visto meglio. Che volano tridenti, mamma c'era mia. Un suo collega che mi sta attaccando nel Nether, non so perché. Ma si è spaventato, se fa rumori aggressivo. Troppo, sì, se, ho visto, se sente i rumori troppo improvvisi, si spaventa e reagisce. Si spaventa facilmente. Sì, è come i cani. Mi serviva, cioè, volevo sapere se magari lei vendeva un libro di efficienza 5, so se ne è in possesso. Effettivamente sì, lo effettivamente vendere. Sì, esatto, lo possiamo vendere. Lo può vendere. Mm. Mm. Che cosa quanta pietra ne hai? Quella che si trova nelle fortezze? Nei bastioni. Nei bastioni assolutamente zero. Molto male. Molto male, mi scusi, mi state chiedendo un materiale così da nulla. Non... Roar, tigrotti. Buonasera, Presidente. Ci serve altro, male. Leo? Male. Non penso. Cosa ci serve altro al momento? Sabbia? Oltre alla sabbia, la sabbia. Sabbia come sempre. Vabbè, mi serve solamente un libro. Vabbè, possiamo prendere... Boh. Ecco, si è mutato. Certo, è proprio bravo a trattare il mio collega. Allora... Efficienza, devo andare un attimo a farli. Sì, meno male ci sono io, sono il signore, infatti. Non per questo sono il leader della famiglia. Vado a prendere i libri. Leo, serve qualcos'altro? Oltre alla Blackstone, che ovviamente... Ma ce l'abbiamo a casa la Blackstone? Vabbè, ci guardo dopo. No, non ce l'abbiamo, l'ho già presa tutta. Ok. Possiamo anche contattare per la quantità. Altrimenti vi posso dare un qualcosa di prelibato dalla mia Ender Chest. Un panda? No, purtroppo... volete un panda? Non lo so, forse lei vuole un panda. Se lei vuole un panda, però te ne assumi la responsabilità. La responsabilità lo porti a casa. Io non ho voglia di fare avanti. Allora, indietro. La spedizione non è compresa con l'acquisto, purtroppo. Allora, niente panda. No, però può scegliere tra cinque diverse razze, se vuole. Se viene nel mio recinto, poi gliele mostro tutte. Altrimenti può soggiornare una settimana nella mia panda house. Cos'è? Panda House non era tipo un genere di qualcosa di porno, tipo? Preferisco non saperlo. Beh. Leo, tu hai dei gusti molto particolari, lasciatelo dire. Un attimo, che sveglio i villager che stanno dormendo. Non voglio entrare in dettagli. Allora. Oh, Gianco, non è che per caso Gianco gestisce un bordello di... Assolutamente di no, mi scusi. Okay, chiedevo. Allora, magari non è interessato. Allora, per un'efficienza 5. Cosa vi serve? Non lo so, facciamo 10 diamanti. Ma come? Cioè, che è sta povertà? 10 diamanti? Accetto subito. Boh, Leo, un'efficienza 5, cioè non posso... A me servirebbe oro. A me oro servirebbe. Leo, per oro. Leo, quando facciamo il nuovo cantiere Benetton, ce l'avremo fino al buco del culo, loro. Stai tranquillo. Ah, un nuovo cantiere? Eh sì.
con le 10 diamanti. Ecco qua. Oh, velocissimo questo libro. Non ce ne faccia niente di 10 diamanti. Lo so, Leo, ma fidati, non seguirà neanche l'oro. Poi abbiamo 30 blocchi qua a casa. Più che altro volevo un favore. L'altra volta stavo passando qui per i cantieri e io mi sono chiesto, ma non ho mai visto la ruspa Benetton in azione. Posso avere l'onore di vedere la ruspa Benetton in azione? Va bene. Sono tutti macchinari. Ti mostrerò la ruspa Benetton in azione, nonostante non sia stata costruita da me. Cioè, no, la ruspa è stata costruita da me, non è stato costruito da me il cannone sotto la ruspa, ma adesso... Ah, quindi non si assume la responsabilità... Dormiamo un attimo che è pieno di mob là in cantiere. Così, voglio avere giusto la... Certo, certo. ...di quattro della rana. Ha conosciuto anche il nostro... Il nostro operaio Matteo? No, chi è l'operaio Matteo? Adesso te lo faccio vedere, te lo faccio conoscere. Possiamo come dire, introdurlo con un grande applauso per Matteo? Chi sarebbe l'operaio Matteo? Avete pure un impiegato costante? È certo. Ha lavorato anni e anni lui con la ruspa. Cioè, abbiamo trovato che era frequentava brutte compagnie. Ed era un po' scontroso all'inizio, poi si è abituato. Eccolo. Sì, adesso Matteo, c'è un ospite, Matteo. Come Matteo? Ecco. Eccolo. Lui è Matteo. Guida la ruspa. Ormai è impiegato a tempo pieno, all'inizio era scontroso, adesso invece come vedi è molto tranquillo. Guarda, ti si avvicina perché devi studiarti un attimo, però... Ah, deve capire se sono un aggressore o meno, cioè esatto. Non giro assolutamente la ruspa. Voglio sapere se sei un lavoratore... ma cioè, soprattutto è geloso, soprattutto è molto geloso della ruspa, sai, mi sembra parecchio... Mi sembra parecchio devoto al suo lavoro verso la ruspa. Sì, sì. Come vedi un po' scontroso, si lamenta, però... Sempre imbronciato. Sì. Ma sì, sono quei lavoratori, sai, che hanno sempre da ridire un po', però gli piace alla fine anche parlare del non mi va bene questo, non mi va bene quello. Certo. Diciamo un piagnucolone così. Abbastanza, lui sta qua, muove la ruspa e basta. Ma lavora. Sì, all'inizio ho dato questo lavoro perché girava con delle brutte gang a sparare addosso alla gente. Capito. Bandiere, asce, sì, invece sì. Adesso vedi, lui si è convertito, è diventato un bravo lavoratore. Si vestivano come i Black Block, è diventato giro. Uno per bene. E Matteo, usiamo la ruspa, va bene? Ecco, a dopo Matteo. Poi vedi, non scappa nemmeno. Ormai è devoto. Ma tanto perché dovrebbe scappare a casa? No, effettivamente. Allora, vediamo un attimo di far funzionare la ruspa, che io non l'ho mai messa in pratica, l'ha sempre messa in pratica Bertra, perché è il nostro manovale. Ma non c'è un manuale delle istruzioni di questa ruspa? No, ma non penso sia troppo difficile, onestamente. Fa tutto di esperienza, come ha fatto Matteo. Esatto. Allora, vediamo un po'. Diamogli una carica media adesso. Cioè, alla fine questo è il pane quotidiano. Se vuoi una vista migliore, vai pure fuori, che si vede meglio da fuori. Certamente. Okay. Allora. Osserviamo. La voglio vedere in azione. Sono così curioso, così imponente, così... capito? Cioè, vado. Aspetti. Vada pure. Vado. Vada. Oddio, no! Che è successo? Matteo sta bene? C'è stato un problema tecnico. La TN, non so che cazzo, come l'ha costruito Bertra, ma ha fatto esplodere la ruspa. Un incidente sul lavoro. Matteo è vivo. Ok. Tanto è stato superficiale, un danno superficiale. No, tutta colpa di Bertra. Le avevo detto di leggere il regolamento prima di costruirlo. Mamma niente mia. Mi dispiace, signor Gianco, è stato un fallimento. Bertra ha detto faccio io come con l'IKEA. Sì, mannaggia. Ricostruiamo. Successo? La ruspa. È stata una tragedia, guardi, è stata una tragedia. C'è Matteo dentro che è scalmanato. Matteo si è spaventato, però... Cioè, lo curiamo, Matteo? Si può curare Matteo in qualche modo? No. Funzione di cura? Non penso. Ho paura che lo possa forse uccidere. Forse sì, boh. Ma che cazzo è successo, ragazzi? Ma Bertra mi sa proprio che l'ha costruita male questa cosa qua. Allora, cosa può essere andato storto? In teoria il funzionamento è così.
Oppure no. Purtroppo forse è mancata manutenzione qua. Boh. Sai che, cioè, se essere sincero, non ho proprio idea cosa possa essere stato. Sto cercando di capire, infatti. Forse era così? Fammi vedere che arrivo anch'io. La TNT viene piazzata qua e queste e quelle altre la spingono, no? Non mi ricordo com'ero, forse così? Boh. Ah, un grande problema qui nel cantiere. Purtroppo sì, purtroppo capita. Ma che cos'è questo generatore qua? Quello è il lancio. Questo sì, non lancio. Funziona benissimo. Fagli fare il lancio. Ha sbattuto sulla ruspa, davvero? Ah, ok, allora... Signori, riprovo un attimo. No, resta lì, non viene lanciato. Quanto pare... No, mi sa proprio che non... Forse non ce l'avevo proprio messa qua. Incidente sul lavoro, vabbè, adesso... Vediamo un po' se adesso va. Non butta quella davanti. Ah, eccola, ok. Ecco. Oh! Ecco come qua. Come produttiva! Hai visto? È un po' costosa, però... È un po' costosa, però... Ma fagli fare questo qua, Gianco, che a lui piace sicuro questo. Che cos'è questo? Non è che è una trappola mortale. Ma lo sai che non funziona benissimo. Vabbè, posso farlo comunque. Mi pare una trappola mortale questo coso. No, non c'è assolutamente rischio di morte. Zero, però ti consiglio di settare lo sponso questo letto. Zero rischi, fidati. Ah, dici proprio consiglio di... Consiglio spassionato, setta lo sponso lì. Non c'è un'assicurazione Livelli hai? 8. Ok, per 8 livelli, allora vai. Sì, infatti. Cosa vuol dire per 8 livelli? Ma manca un dispenser, sono... è sparito un dispenser. Sono capito. No, qui c'è un osservatore. Qualcuno ha rubato un dispenser? Sa di sì. Zanko, io ti osservo da qua. Ti vediamo... Ti vedrò all'opera. Finalmente coronerai il tuo sogno. Non vedo l'ora. Non serve anche lo steccato al centro, Fieric? O... No. Ok. Ah, ma qua sotto non c'è la redstone, quindi è inutile che le piazzo qua sotto. Aspetta un attimo. Ah, per la prima volta bastano anche quei lati. Sì, infatti. Però a sto punto tolgo uno di dispenser sotto e lo metto qua al lato dove manca. Che effettivamente... Non so. Lei non si preoccupi. No, sono tranquillissimo. Sono tranquillissimo. Qua ci si può sempre fidare dei Benetton. È risaputo. Ottimo così. Quando è pronto il tutto sono operativo. No! Oddio, c'ho un secchio d'acqua, sì. Ma... Ah, comunque c'hai il caso lì la fonte. Forse è diventata una sorgente infinita adesso. Ma i cantieri questi li buttiamo giù o li lasciamo poi? Forse è il ghiaccio che dà dei problemi. Li lasciamo per bellezza. Ok. A quanto pare non si stoppa questa sorgente. Metteci un blocco. Aspettate. Oh, esatto. Fai così e via. Ok, perfetto. Bene. Fatemi prendere un altro. Mettiti al centro. Qua. Metto al centro, non mi devo muovere. Esatto, precisamente al centro. Ok, sono precisamente al centro. Controllo se la TNT è tutta precisa, qua ne manca una. Ok. Mm. Fammi controllare. Macchine sicurissime qua. Macchine sicurissime, no? Io, esatto, io mi fido. 100%, 99%. Io mi fido. 97%, 90%. 69. Sta calando la percentuale, però mi scusi. Va bene. No. Siamo pronti? È pronto, signor Gianco. Sono pronto. Via! Si goda l'attrazione. È sopravvissuto. Un applauso, bravo. Sono sopravvissuto.
All'attrazione. Finora il record finora c'era Franzo, che una volta lo sappiamo perché ha fatto un bug, è andato altissimo, ma ci fa 300 blocchi. Non lo sappiamo. Siamo sopravvissuti. Non siamo più riusciti a rifarlo, però Franzo ha battuto il record di record. Ha battuto il record d'altezza proprio. Sì. Sarebbe figo poter battere il record d'altezza. Ma non sappiamo come sia accaduto. Ma semplicemente è una questione di ritardo in millisecondi del server proprio. Perché ho fatto la stessa identica cosa in un mondo single player, ma ho sparato tipo 300 blocchi in altezza. Quindi. Ah. Sì. Sarebbe da far provare il signor Giacomo, che so che gli piace l'ebbrezza di cadere. A lui piace saltare. L'ho visto l'altra volta, gli piace saltare. Non sarebbe male, sarebbe. Facciamo andare in su e poi vediamo, cioè, se torna giù. Volevo mostrarvi una cosa all'interno del mio recinto, un'ultima modifica che ho attuato. Mm-hmm. Sono sicuro che potrebbe servire anche a voi. Le telecamere? Un attimo aggiustando la rotta. Sì, le telecamere. Me le ha fatte vedere nuova oggi le telecamere, molto belle. Sì, ma il signor Fieri che non le ha viste. Adesso... Il signor Fieri che non ha avuto non ha potuto vedere le telecamere, che ho installato da poco. Arrivo, andiamo. Andiamo, vi mostro subito, perché sa, ultimamente stanno girando parecchi furfanti. Sì. All'interno del server, spariscono oggetti, spariscono cose. L'altro giorno mi è sparito un pezzo di netherite che avevo posizionato davanti al cancello, non si sa chi l'ha preso. Al posto della netherite ho trovato un... come si chiama? Un item frame, che, cioè, così mi voleva tuffare, no? I ladri! Sì, hai capito, i ladri qui si stanno pure... Cioè, non solo fanno sparire, ma mettono pure quindi delle cose che... Le hanno rubato l'item frame, cioè, le hanno rubato proprio la netherite. Esatto, il blocco di Ancient, lì, la netherite è quella che è sparito. È sparito. No. E al posto di quello c'era un blocco disegnato. Con light and frame. Adesso io devo capire. Incredibile, ragazzi. Questo, peggio, cioè, peggio dei falsi, dei quadri falsi. Sì, peggio dei quadri falsi. È allucinante qui. Veramente incredibile. E siccome io possiedo svariati tipi di animali rarissimi, importantissimi, in via d'estinzione, vorrei che qualcuno, capito, entra e se li prende, no? Assolutamente. Sì, che mi diceva l'altro giorno, che non mi ricordo mai, mi confondo sempre, che sei tipo zoologo o zoofilo, non mi ricordo mai qual è che era dei due. Non penso sia zoofilo. Non mi ricordo, è uno dei due. Zoologo. Ah, ok, mi ricordo, okay. Sempre un po' di confusione. Tra l'altro, come potete vedere qui, signor Filippo, ha allestito un chiosco, c'è il mio inserviente qua davanti. Baccarozzo. Esatto, quando avete qualche tipo di problema chiedete pure a lui. Un inserviente qua, e qui dietro poi ci sono altri due inservienti che sistemano le casse. Ci sono Pippo e Baudo che sistemano ma le casse. Povera, no? Ha freddo Pippo? No, non ha freddo, lei non si deve preoccupare. Venite pure nel recinto. Baudo è uscito, Baudo è scappato. Baudo torna dentro e vedi, no, lui non è come Matteo. Matteo è più tranquillo. Matteo non scapperebbe. Diciamo che deve ancora fare l'abitudine al suo nuovo posto di lavoro. Forse, non... ecco che... Okay. Vedete, è devoto, devotissimo. Okay, come potete vedere, tra l'altro, ho allestito subito un cartello di fronte qui che dice avvisa area sotto videosorveglianza, no? Giusto. Così, da mettere l'avvertimento. La prima telecamera è questa qui, che guarda tutto quanto il panorama. Bello! Una telecamera... Che modello è? Modello allora, 39? È un modello... No, questo qui è del 42. Bello. Bella. A 360 gradi più o meno, anzi no, 180, prende odori, rumori, vista infrarossi e tutto. Ma garantita da SecurePol. So che anche c'è il modello quello con la memoria interna, cioè che si ricorda tutto quello che tu fanno. Sì, si ricorda tutto, vede tutto, non scappa niente. Mamma, e questo qui prende praticamente tutto il recinto. Dopodiché ha deciso di installarne un'altra, ma questa qui non è una, non è due, ma sono ben sì tre telecamere che controllano i panda, e ho deciso di metterla esattamente qui sotto. Molto ancora bella, lì. Molto bella. Guardi pure, signor Felix. Non riesco a passare. Vuole le lascio quante? Se vuole le lascio il contatto di chi mi ha fornito queste telecamere. Sono interessanti. Noi, potrebbero servirci all'Emporio queste telecamere. Potrebbero servire all'Emporio, All'Emporio non sarebbe male. All'Emporio un po' di telecamere servirebbero, effettivamente. Ci può essere qualche taccheggiatore per il saldo. Ho visto che c'era pure il signor Mollu.
Il modesto modello di telecamera. No, diciamo che il signor Mollo non è una telecamera, ma è un coinquilino che si è instaurato nella casa. Abusivamente. Io vi consiglio di, allora, vi consiglio di passare veramente molto lontano da lì, perché è parecchio pericoloso. Sì, è pericoloso. È pericolosissimo questo coinquilino. È veramente pericoloso. Consiglio perché? Di stare lontani dalla casa. Guarda. Oddio. Visto? Cattiveria. Sì, cattivo. Non gli piacciono i visitatori. Capisco. Consiglio di stare lontani. Comunque, se vi serve un panda, ho 5 tipi di panda. Cosa c'è? Li avete visti gli ultimi tipi di panda? Allora, ho il panda normale, il panda giocherellone, il panda puccioso, il panda moccoloso e il panda marrone. Se siete interessati, vi posso fornire il listino prezzi. Ovviamente vendo i cuccioli. No, mi scusi, non faccio così davanti al panda coccoloso. Chiedo perdono, avevo avuto un attimo di... No, mi scusi, sono animali delicatissimi della società unica, la prego di non fare... noi le coccole. Leo, coccola i panda, per favore. Se siete interessati, chiedetemi pure, altrimenti potete soggiornare tranquillamente. Posso mettermi tipo il costume per coccolare i panda? Hai il costume per coccolare i panda? Allora, questo qua è normale. Ci sono adesso i Phantom! Mi metto in tenuta da coccola panda. Tenuta da coccola panda. Mi faccio vedere questa tenuta. Ah! Ora vado a coccolare i panda. No, mi scusi. Non... Ora vado a coccolare i panda. Ma Leo! Ecco, questo è ciò che ti metto. Cosa sta succedendo? C'è il Phantom più stupido della... Mi scusi, tolga quel Step collo. Leo, I'm stuck! Ora ed esca dal recinto. Panda. Che cos'è questa ora tenuta? Ora coccolo i panda. Cos'è questo coccolo? Andiamo a coccolare i panda. Esca dal recinto. Ma te li faccio riprodurre. No, non mi interessa nessun tipo di riproduzione con lei. Cioè, vada pure. Non ce l'hai il modello panda Leo? No, quel costume non è adatto alla mia spiaggia. Hai nessuno che voglia fare il costume del panda Leo? Ma ancora ce ne sono. È possibile l'invasione di queste bestie? Ma quindi l'ha trovato l'Ensign de Breeze alla fine. Comunque, se siete interessati a qualche tipo di animale, chiedete pure, ho tutto. Dove sono i Phantom? Vedete qua che vi catturo. Prima killarlo. No, si catturano. Ha qualche tipo di problema? No. Per caso vi servono dei delfini? Vi servono delle volpi bianche? Ma in realtà di animali, dovremmo farne un po'. Ah! Degli orsi polari? Ho cecchinato, ragazzi. Ma volete forse soggiornare nella Panda House per una settimana? Una settimana? Io in una settimana ho tante cose da fare, però sono... Una vacanzina, si può fare tranquillamente. Possiamo vederla? È ancora in arredamento, purtroppo. Però presto aprirà. Molto bello, la scala rappresenta la spina dorsale del panda, molto carino. 003, circa bello. Presto aprirà. Bella. Buonasera, possiamo succhiargli il midollo, quindi. No, grazie, non diventerete nessun tipo di gigante. Guarda, Pieric, guarda adesso. Guarda, vieni su, guarda. Ora il panda è paraplegico. Guarda. Dobbiamo anche uscire. Guarda, Leo. Ora la scogliosi. Ecco. Direi che non fa bene la salute questa scogliosi al panda. Ecco. Un giorno, Gianco, tu rientrerai in questo, qua, magari tipo, non so, che ti sei preso qualche giorno di pausa, troverai qui 3-4 blocchi che mancano e una piccola sedia a rotelle costruita con i blocchi di lana attorno al tuo panda. Perché dovrebbe succedere una cosa del genere? Chi lo sa? Non è che queste cose qua succedono perché c'è un motivo. Mi ricordo che ho delle telecamere, quindi non so. Non mi dovesse succedere, almeno so come possi... Scusi, per favore. Però non hai lama tu qua. Che permaloso. Ma che permaloso, sono animali sensibili. Però, così però piacere negli animali, non capisco che ci sia il problema. Me li fa diventare questi sestili così. Che cacchio. Vuole forse un orso polare, no? Scusi. Queste volgarità. Non posso stare su gli animali. Dovresti farti un recinto per ogni animale. Cioè, ogni singolo animale che esiste nei recinti. Beh, sai che impresa titanica. Però per uno...
vuole mettere a confronto. Vuole mettere a confronto, cioè, ogni tipo di animale con tutti gli animali più rari che ci sono, li possiedo io. Comunque mi piace che la telecamera lì, quella delle tre... sì, hai visto? È invisibile. È invisibile. Quando meno te l'aspetti... che c'è un'altra telecamera. Tacco, quando meno te l'aspetti hanno già sparlato di te a tutto il vicinato. Grazie, Nick, dei beats, grazie. Capito? Mille, caro. Mica scherzano. Molto bella. Quanto van veloci ste tartarughe qua. Ho visto? Sono... perché sono felici nel loro habitat. Le mie sono morte sono tutte. Sono felici. Forse vi serve forse... Niente. Le mie tartarughe sono tutte non morte. Siete interessati di zombie per caso? Ne ho qualcuna. Perché hai così tante teste di zombie? Cacchio. Lo trovate? Potevamo chiederlo in cambio dell'efficienza 5, effettivamente. Ah. Beh. Cioè, Forse era molto meglio. Una testa di però... zombie per prossima volta ci ragioniamo. Ho anche le teste di creeper. Con le teste di creeper si può fare un fuoco d'artificio particolare. Sapevo, a forma di testa di creeper. Pure le teste di scheletro. Forse la testa di creeper potrebbe servirmi quando vincerò le elezioni. Così che ci perché vuole fare un fuoco d'artificio unico? Sì. No, voglio farne tanti, però quello potrebbe essere quello finale. Non so quanti ne escono con la testa di creeper. Ne escono tre. Una. Ne è solamente tre. Ah beh, sì, però peccato. Tipo speciale, tanto è importante il giorno della vittoria delle elezioni, scusate. Trapasso un attimo... Sì. Non succede niente, tanto. Solamente i prescelti possono trapassarlo. Leo, trapassa il dono del mare? Come trapassa? Può trapassare? Scoprilo. Si può trapassare. Basta non toccarlo, ovviamente. In faccia, Leo. Cosa prendilo... Cosa vuol dire non toccarlo? Non deve danneggiarlo. Lo può trapassare, però. L'ho trapassato? Ci ho passato sopra, sotto? Non ho idea, vabbè. Riprova, Leo. Prova a prenderlo al centro. Mi ha dato tipo una spintarella. Qualsiasi cosa chiedete pure. Ecco qua. Mi sa che per le teste torneremo. Per le teste allora, torneremo. Allora, potremmo fare dei futuri affari. Arrivederci. Arrivederci, Gianco. Arrivederci. Perché c'è quest'acqua qui? Non lo so, ma forse la misi io per appunto saltare con il tridente qua, però non ne sono convinto, non mi ricordo. Boh. Misteri. Misterio. Boh, Leo, io ti saluto, direi che ho fatto abbastanza per oggi. Per l'autostrada, boh, o la finiamo nei prossimi giorni, o comunque andiamo avanti anche da Afk, che tanto il senso dell'autostrada c'era. Quindi, volendo, può andare anche più avanti. Sì. Senza vedi fare tu, tutto se in vuoi... live. Sì, se poi vuoi andare avanti. Una cosa, almeno l'incrocio, perché sono stanco di dover andare al municipio senza poter usare il kart. Sì, è abbastanza quello frustrante quello. Di cosa devo sistemarlo? Quello e scoprire chi è stato. Esatto. Oddio, qualcuno aveva... come si dice, confessato, non mi ricordo chi. Giampi ha detto una parte, però sono due esclusioni. Una e parte. La peggiore non si sa ancora chi è stata. Non si sa. Chi lo sa. Vabbè, su Jumpy già si può fare giustizia. Vabbè, abbiamo torturato abbastanza anche lui, quindi... Tra parentesi, non ci sono neanche le rotaie qua alla nostra partenza. Anche qui vanno rimesse. Sì. Va bene. Leo, ti saluto. Mi sa che stacco anch'io a breve, perché senza cam e senza niente mi scavola. Vabbè, dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi fare costruzioni, vedi tu. Oh, vedo. Vedi cosa voglio di fare. Quindi continui o stacchi adesso? Non lo so, Valtor. Se devi fare il ride, fallo a qualcun altro, tranquillo. Okay. Che as you wish. Va bene. Buona... Ciao, Leo. Buona serata. Leo. Ciao. Boh, ragazzi. Canale di Leo. Leonardo Bru. Mi ha chiesto in un raid. Ho detto, fai qualcun altro. Ben venga. Boh, ragazzi, ascoltate. Noi ci becchiamo domani. Penso che da domani possano tornare... Ok, Ahmed, sì. Ma non t'ho messo Ahmed, controlla. Non mi ricordo. Che minchia stavo dicendo? Sì. Ci becchiamo domani, che penso che da domani... Ovviamente incrocio le dita, tocco ferro, perché anche oggi pomeriggio, per esempio, facciamo male alla gola, non lo so. Spero che riprendano le live regolarmente a domani, quindi pomeriggio e sera. Preghiamo tutti insieme che accada.
Quindi ragazzi, buonanotte, grazie mille a tutti per il supporto, grazie per la pazienza, sapete sono stato male, sapete che sono il primo a voler streamare, lavorare di continuo, non riesco mai a perdermi una pausa, alla fine è stata un po' forzata questa pausa. Dai, ci becchiamo ragazzi, vi redo Gianco, andate a salutarlo e niente, buonanotte, wow, ciao belli, a domani.